Ringraziare tutti quanti presenti, naturalmente è doveroso ringraziare comunque il Presidente Taccone che ha accettato il nostro invito, che ha accettato questo confronto pubblico. Non si sente? Prova, si sente? Ok, alzo la voce allora. È doveroso ringraziare anche il Presidente Taccone che ha accettato comunque il nostro invito pubblico. Vogliamo un attimo farvi capire cosa si farà oggi. Ho sentito tante voci, tutti quanti che parlavano, chi scriveva su Facebook e chi diceva. Ci sono delle regole, le regole dell'ingaggio le dettiamo noi della curva. Le dettiamo noi della curva per un semplice motivo. L'invito l'abbiamo fatto noi e le regole le facciamo noi. Teoricamente questa è casa nostra. La regola fondamentale è una sola. Si deve avere rispetto di tutti, è la prima cosa, perché penso che qui ci siano tra tifosi, addetti ai lavori, non addetti ai lavori, tutti quanti interessati alle sorti dell'Avellino e siamo tutti tifosi dell'Avellino, per cui il rispetto è la prima cosa e l'educazione è la cosa secondaria, per cui avremo tutti, chi più chi meno, insomma, modo di parlare, di dialogare, di fare domande, quello che sia, però devono essere tutte quante improntate al rispetto. Vi avverto sin da ora, se non ci sarà rispetto, se non ci sarà educazione, io ci metto un attimo, chiudo tutto, butto tutto per l'aria e ci andiamo tutti a fanculo. Si può dire? Sì, si può dire. Questo per chiarire un aspetto. Allora, questo incontro non vuole e non deve essere strumentalizzato da nessuno. Noi siamo comunque un'entità tra virgolette diciamo autonoma, che abbiamo rispetto di tutti quanti gli addetti ai lavori, abbiamo rispetto comunque della società e dei presidenti. Se c'è qualcosa che non sta bene, ci piace comunque tra virgolette dire la nostra e far sentire la nostra voce, che sia una voce di dissenso o in pratica una voce anche a favore della società. Questo è un po' il discorso che deve essere chiaro per tutti quanti, per cui la cosa diciamo fondamentale, se sta bene a tutti quanti, possiamo anche iniziare sin da ora a entrare diciamo nel vivo delle argomentazioni. Vi dirò e vi anticipo che noi faremo poche domande per un motivo molto semplice: ci sono delle domande che ci interessano e le faremo noi direttamente al Presidente in questo momento. Poi vorremmo dare la parola anche ad altri tifosi, singoli tifosi che vogliono parlare, per cui in pratica in questo momento, a questo tavolo, io e Franco comunque diciamo che daremo quella che è l'orientamento della curva, quello che è il pensiero della curva e le domande che vuole fare proprio la curva. Poi vogliamo lasciare spazio ai singoli tifosi che comunque vorranno fare delle domande, poi daremo l'opportunità ai giornalisti che io ho definito non accreditati, ma mi hanno spiegato il perché, e poi anche agli altri giornalisti. Scusa, c'erano questi dati per dire giornalista non accreditato. Mario, perdonami, io so che in pratica ci sono dei giornalisti che non entrano in sala stampa. Un secondo, ma qua non è la sala stampa da vedere, perché non ci passa manco l'antica per ricevere. Per questo... Ma forse, perdonami, io proprio quello ti sto dicendo, ma siccome in pratica, torno a ripeterti, non voglio polemizzare con nessuno, no, ti sto dicendo, proprio perché qualcuno non ha dato voce a questi giornalisti, noi preferiamo dare voce a questi giornalisti prima degli altri, abbiamo questa preferenza. Guarda che ci dovresti elogiare per questo motivo. No, io ci tengo. Naturalmente c'è un discorso molto semplice. Voglio dare a tutti quanti l'opportunità di dialogare, il Presidente risponderà e naturalmente il dibattito che si apre tra i vari interlocutori, fra le persone che parlano, ci deve essere, ci sarà un botta e risposta. Mi raccomando, non è che possiamo tutti quanti monopolizzare la discussione per ore, perché comunque sennò qua ce ne andiamo dopo domani. Per cui mi affido al buon senso di tutti quanti, va bene? Volevi dire qualcosa, Franco? Posso? Sì, sì. Posso? Sì, certo. Allora, buonasera a tutti. Credo che questo microfono sia meno sensibile dell'altro. Si sente quello che dico? Si sente? Sì. Allora, preliminarmente vorrei fare una considerazione. Mi fa piacere che siate qua tutti numerosi, vuol dire che siete tifosi dell'Avellino, che le sorti dell'Avellino vi stanno a cuore.
così come stanno a cuore a tutti noi. Abbiamo posticipato questo incontro perché francamente la volta scorsa, quando io ho riunito per fare una conferenza stampa, mi aspettavo che veniste voi, francamente, perché l'invito era rivolto a voi. Poi c'è stato un disguido, evidentemente la fretta, la confusione, tenete conto che io sono tornato il giorno prima dall'estero, quindi ho pensato di convocare una conferenza stampa per discutere con voi. Non me ne abbiano male i giornalisti, non è che era una chiacchierata, una conferenza stampa con i giornalisti, era aperta a tutti. L'avevo detto, però le difficoltà evidentemente di organizzare un parterre così importante, evidentemente non abbiamo avuto la possibilità di farlo. E quindi chiedo scusa, ma questo incontro era l'incontro che io volevo. Quindi vi ringrazio dell'invito, perché sono qui per chiarire le argomentazioni, per darvi delle notizie che spero vi possano interessare, ma non sono qui per scusarmi di niente, perché io praticamente non ho fatto nulla. Non ho mai parlato male dei miei tifosi, anzi, li ho elogiati in tutto il mondo, dovunque sono andato ho sempre parlato bene di voi. Quindi francamente avere qualcuno che è contro la società ci sta, non c'è dubbio. La società può sbagliare, noi tutti gli uomini possono sbagliare. Quindi sono qui per fare una chiacchierata tranquilla e serena con tutti voi, per darvi delle risposte che spero vi convincano e speriamo, insomma, di togliere questa credine fra la società, la squadra, l'allenatore, i tifosi. Cioè, questo è un ambiente particolarmente caldo e noi dobbiamo cercare di fare in modo che questo ambiente caldo si trasformi completamente in un tifo acceso che possa sostenere la squadra, insomma, perché quello che sta a cuore a tutti voi e a me è il bene della squadra, cioè sono i risultati sportivi, poi il resto uno può essere pro o contro, noi siamo presidenti che oggi ci sono, domani non ci sono più, quindi voglio dire, quello che resta è il titolo, il nome dell'Avellino, ovviamente i tifosi, perché poi i presidenti che vanno via a loro volta diventano tifosi anche loro, sono sempre stati tifosi, quindi voglio dire, non c'è nessuna differenza tra noi e voi, siamo tutti insieme, cerchiamo di remare in maniera costruttiva per il bene dell'Avellino. Questa era una cosa preliminare che volevo dire, spero che queste contestazioni che sono venute fuori con il comitato, con la dichiarazione praticamente della Curva Sud si possa stemperare. Io sono qui per darvi tutte le risposte a tutti, chiunque può farmi delle domande cercherò di rispondere. L'unica cortesia volevo dirvi, non facciamo sempre le stesse domande, quindi la cortesia che vi chiedo è che se qualcuno mi chiede un argomento, poi non è che ci sono 10 persone che mi chiedono sempre la stessa cosa. Cerchiamo di affrontare tutti i discorsi che vi interessano e io cercherò di essere chiaro con tutti. Questo è troppo sensibile, Giuseppe. Perfetto. Allora noi iniziamo subito. Cominciamo con la curva. Se volete sì. No, certo, volentieri. Perfetto. Allora, una cosa che a noi interessa tantissimo, vorremmo chiedere a lei proprio un motivo logico per cui ha nascosto questa trattativa di Ferullo e a un certo punto è stato costretto a dire Ferullo è entrato in società. È qualcosa di veramente, cioè, dove noi non riusciamo veramente a capire cosa le costava dire a tutti quanti con trasparenza il perché di Ferullo che entrava in società. Quando poi lei sa bene che il 25 ottobre mi sembra ha firmato comunque la cessione, per poi in pratica, se non erro, verso il 12-13 novembre affermare che Ferullo era entrato in società, quando un paio di giorni prima aveva rilasciato delle interviste dicendo che insomma ancora c'era una trattativa in ballo, eccetera, eccetera. Sì, la risposta è semplice. Noi siamo andati dal notaio e abbiamo fatto un atto preliminare che era subordinato all'accettazione di Ferullo di alcune situazioni, che erano quelle di fare l'amministratore delegato, anche perché, se ricordate bene, quando stavamo insieme io e Michele abbiamo sempre cercato di trasferire la parte amministrativa ad una persona esterna, che non fosse il presidente. Perché il presidente ovviamente è quello che caccia i soldi ed è la persona che rappresenta l'Avellino, ma fare tutto al presidente sembrava una cosa che con il tempo ho accarezzato ed ho apprezzato quello che Michele mi aveva proposto quando eravamo insieme, e quindi trovare un'altra persona che potesse avere una quota di maggioranza o di minoranza non ha importanza e che potesse gestire la parte economico-finanziaria mi sembrava una cosa interessante. Abbiamo fatto questo, ripeto, era un atto interlocutorio perché ci doveva essere l'accettazione da parte di Ferullo sia delle quote sia del titolo di amministratore delegato o di amministratore unico.
Quando Ferullo ha cominciato a vedere sui giornali, sui social, eccetera, che la gente, senza conoscerlo, lo aveva già bollato come un delinquente, come una figura, una persona poco per bene, eccetera, ha declinato l'invito e ha detto: se vuoi resto come socio. Quindi accetterò di diventare socio, ma non voglio la carica né di amministratore delegato né la carica di amministratore comune. Quindi fino a quando non si fosse concretizzata questa sua accettazione, mi sembrava inutile dire a voi una cosa che si poteva concretizzare e poteva annullarsi il giorno dopo. Questa è l'unica soluzione. Ma non è che c'erano difficoltà a dire la persona è entrata, non è entrata. Io sono sempre qui, non sono mai scappato, ci ho messo sempre la faccia. L'85% delle quote sono le mie, l'85% dei soldi che bisogna cacciare ogni mese sono i miei. Non è che questo signore entrava con un 15% e avrebbe cacciato tutto l'apporto che serviva per portare avanti la società. Quindi non mi sembrava proprio inutile fare una dichiarazione preliminare quando c'era la possibilità che tutto questo non si concretizzasse. Quando si è concretizzata l'abbiamo resa pubblica immediatamente. Il notaio aveva un mese di tempo per portare le carte alla Camera di Commercio, l'abbiamo fatto prima e il notaio le ha portate nei tempi giusti, anzi in maniera proprio preliminare. L'ha portato molto prima che scadesse il mese di tempo della dichiarazione della conferma alla Camera di Commercio. Adesso tutti sapete che questo signore ha il 15% delle quote della Lepi. In realtà, in pratica, il concetto di logicità rispetto a questa cosa poi si riaffaccia anche sulla persona. È molto semplice, veramente ci vorremmo capire le selezioni per i suoi soci come vengono fatte, perché con qualche protesto che ho avuto in passato io vorrei partecipare pure io a certe diciamo selezioni, Presidente. Il discorso è molto semplice: se lei si associa ad una persona che in questo momento non potrebbe neanche aprire un conto corrente, ad una persona che è pluriprotestata, mi perdoni, ma è normale, anche se entra all'1%, che la piazza guardi sicuramente non in maniera positiva al signor Ferullo, che sarà forse la più brava persona del mondo, ma in questo momento sinceramente a noi non dà nessun tipo di garanzie e sinceramente preoccupa tantissimo. Tant'è vero che l'altra volta anche Franco lo diceva, la situazione Ferullo, che per molti possa sembrare paradossale, ma per come invece è accaduta e per come è successa tutta quanta la vicenda, per noi diventa un aspetto di primaria importanza. Ferullo è una persona che noi non vogliamo vedere associata all'US Avellino. Giustamente, se lei è costretto, oppure se Ferullo, che ne so, le ha portato dei soldi, io questo non lo so, sono cose sue. L'ho già detto e lo ripeto: Ferullo non ha dato soldi a Taccone. Ferullo ha portato delle sponsorizzazioni all'Avellino per un valore di circa 500 più 300, sono circa 800.000 euro, che entreranno nelle casse dell'Avellino e non nelle tasche di Taccone, per fare in modo che l'Avellino possa investire qualche soldino in più nella gestione dell'anno 2017-2018. Allora poteva fare il direttore di marketing, cioè io non ho capito, io porto degli sponsor, lei non mi assume come direttore del marketing e mi cede le quote. Una persona che poi se un giorno deve investire, se l'Avellino ha bisogno di investire, che cosa farà questo? Andrà in giro a chiedere cosa, soldi a questo? Frank, ma state parlando di una persona che non conoscete, insomma, quindi tutto sommato forse varrebbe la pena che voi facciate qualche valutazione diversa delle persone. Ma io penso che basta vedere il pedigree di quella persona, basta vedere che è iperprotestato e per questo non si è preso. Ma anche questo non è vero, questo signore ha avuto 4 protesti nel 2012 di cose che lui ha denunziato alla magistratura e per la quale è rientrato in bonus di questi assegni. Assegni per circa 10.000 euro l'uno, erano in totale 30-35.000 euro. Erano cifre che non avrebbe dovuto pagare e lo ha dimostrato, per cui il giudice lo ha fatto rientrare in bonus. Quindi ragazzi, andiamoci piano a dire pluripotestato, la persona che non c'ha una lira. Sono cioè, io farei una piccola... Le sue società dichiarano zero. E lei mi dice che non ha soldi, allora due sono le cose: o evade il fisco, o c'è intestata tutta la moglie che è divorziata pure, non lo so, che cosa fa adesso? Ma anche questo non è così, cioè, torniamo al discorso delle quote. Cioè, voi sapete che il dottore Cupitoso è entrato in società con me facendo la stessa cosa. Il dottore Cupitoso mica dà soldi all'Avellino, mica dà soldi a me. Lui è entrato e ha fatto una sponsorizzazione all'Avellino, gli ha preso il 10%. Mi meraviglia che voi non lo sappiate, è la stessa cosa, non cambia niente.
cioè proprio per evitare di dire a Taccone che Taccone vuole mettersi lui i soldi in tasca delle quote, ho fatto in modo che questi soldi arrivassero nelle casse della Vellina. L'ho fatto con Michele e l'ho fatto con questo signore, perché non ho nessuna voglia di mettermi in tasca soldi della Vellina, io non l'ho mai fatto. Quindi voglio dire, se qualcuno entra e vuole portare dei soldi nell'Avellino, ben venga, noi gli apriamo le porte. La stessa cosa avevamo detto all'onorevole D'Agostino, che voleva comprare quote dell'Avellino. Avrebbe dovuto mettere soldi nell'Avellino. La quota nostra è una quota irrisoria. Non abbiamo mai chiesto milioni, come la gente va dicendo in giro, a ragione veramente sconsiderata, in maniera sconsiderata. L'abbiamo chiesto all'ingegnere D'Agostino una piccola quota che si aggira intorno alle 300-400 mila euro per prendere il 60-70% dell'Avellino e mettere l'asilo parte nell'Avellino, non a Taccone. Quindi finiamo di questa cosa, perché non è così. Cioè nel calcio molto spesso si fa così, si comprano le quote mettendo i soldi nella società e potenziandola. Vedi Milan, vedi altre cose. Cioè non è solo l'Avellino, è una cosa che chi fa calcio è di dominio pubblico, in genere si fa così. Poi se invece uno vuole uscirsene completamente al 100%, dice le mie quote, il 100%, valgono 1000 lire, dammi le 1000 lire e io me ne vado. Ma non è così, perché D'Acona ha sempre detto che sarebbe rimasto nell'Avellino anche con quote di minoranza. Perfetto, vabbè, io per una questione anche di brevità, in modo che cerco di essere anch'io e di dare io il buon esempio, diciamo che... penso che sia una domanda, no, ti rispondo subito. Prego. Ti faccio passare anche il microfono. No, la mia domanda era questa su Ferruro. Buonasera a tutti quanti. Ma visto che il presidente, che le cordate, lei ha detto che erano 3 o 4, quindi la scelta di Ferruro, perché queste delle 4 cordate, questo era il più serio? No, la scelta di Ferruro è che prendeva delle quote di minoranza dell'Avellino, mentre le altre 3 cordate che esistono ancora vogliono prendere la maggioranza dell'Avellino e gestire sia la parte economico-finanziaria sia la parte tecnica. Poiché io ho un impegno con i miei tecnici, l'allenatore e i 2 direttori, non posso mandare a monte questa situazione fino a quando io non dovessi essere, fra virgolette, non dico costretto, ma mi faccio una parte e faccio entrare delle persone al mio posto. Questo non lo voglio fare ancora, non ne abbiamo la necessità economica, non ne abbiamo la necessità di nessun tipo, per cui ho detto, questo signore comincia ad entrare al 15%, gli altri che possono entrare entreranno al 60%, per esempio, sono 75%, il 25% resta mio. Ma questo lo farò solo quando avrò la necessità di doverlo fare. Per adesso non abbiamo nessuna voglia e nessuna necessità di cedere il passo ad altri imprenditori. Sarà abbastanza chiaro? Perfetto. Allora, se non ci sono in pratica più tra virgolette domande su Ferruro, io naturalmente, presidente, le ho anche detto qual è il pensiero della curva, ma questo ve lo dico perché ho tra virgolette, ce le sto accanto, la guardo in faccia e le dico: finché c'è Ferruro, noi faremo una contestazione che sarà civile, decisa e determinata. Lei potrà dire, mi deve perdonare. Ma contestazione a lei, chi? Lei, domando, contestazione a chi? Contestazione che secondo me non c'è trasparenza su questo punto e non c'è chiarezza, e Ferruro è una persona che a noi non piace. Scusami Frank, io vorrei chiarire una cosa, perché non vorrei sembrare... Ma io non mi voglio dilungare su Ferruro. No, per carità, non vorrei sembrare troppo autoritario. Insomma, le quote della società US Avellino 1912 SRL e non della squadra, non del logo, non della città, non dei tifosi, la società per il momento è la società, un SRL della mia. Cioè io capisco che una persona possa non piacervi, ma fino a quando ci sono io con un socio di maggioranza, il riferimento vostro sono io. Se invece adesso Taccone vi è venuto meno come fiducia, vi è venuto meno come persona, vi verrà meno come simpatia, beh, questo mi dispiace, però voglio dire, andare a contestare una società che ha fatto entrare un socio di minoranza solo perché porta una cosa di soldi nell'Avellino, e ripeto, non a Taccone, e dare la possibilità di fare ulteriori operazioni sul mercato per l'Avellino, mi sembra una cosa che sia positiva. Cioè è una persona che, avendo il 15%, con tutto rispetto dei miei soci che ho avuto in precedenza, quando il socio di maggioranza sono io che decido le cose, come ho sempre fatto.
Quindi se è venuta meno la fiducia nei confronti di Taccone, voi fate bene a contestare, per carità, però Taccone non c'entrano gli altri soci di minoranza, non esiste, insomma. Cioè credo che la società, se siamo... ho delle quote, dove ho messo i soldi per comprare. Se siamo qui è perché la fiducia è vacillata. No, Frank, scusami, voglio dire, non vi dimenticate che io non è che ho avuto eredità personali dagli altri. Cioè le persone che sono andate via, a parte Michele che... È stata una situazione che lui ha voluto così, e io gli ho sempre detto che se entrava qualcuno e dava dei soldi a Taccone io gli avrei ripagato quel 10% di quote che lui aveva comprato. Non c'è nessun problema su questo, io ho sempre detto, i soci sono questi, le persone che cacciano i soldi sono questi, identifichiamoli, se non sono in condizione di pagare voi dovete essere preoccupati. Ma fino a quando questa preoccupazione non l'abbiamo, non la capisco questo discorso, cioè o fai così Taccone o noi ti contestiamo, scusatemi, non è un discorso molto democratico. No, no, perdonatemi, io le ho spiegato che in pratica a noi non è piaciuta la gestione di questa vicenda. Ma io sono stato abbastanza chiaro per dirlo, se vi piace o no questo discorso, questa è la verità. È vacillata la fiducia perché comunque la presenza di un socio scomodo a noi dà fastidio e di conseguenza in pratica su questo suo potere decisionale di prendersi come socio chi vuole, noi comunque abbiamo dei dubbi e di conseguenza vacilla la fiducia, però noi faremo in pratica il nostro corso col massimo rispetto e cercheremo sempre di essere educati e civili nella nostra contestazione. Questo è un po' il discorso. Le volevamo chiedere anche un'altra cosa, a nome della curva, perché è successo in pratica un episodio un po' particolare. Dopo un penso un dialogo intercorso fra il DG, il direttore generale, Michele Gubitosa, per la cessione, perché così parlava Michele del pacchetto azionario, delle quote, eccetera, eccetera, il signor Gubitosa è intervenuto in trasmissione da un punto telefonico, mi sembra Linea Verde Sport, e ha fatto e ha detto espressamente che questa società è rimasto meravigliato per il fatto di Ferullo, ma quella è una sua cosa personale, ma qua ne è rimasto meravigliato solo Gubitosa, ma ha in pratica denunciato, tra virgolette, in senso buono lo dico, che la società ha oltre 10 milioni di debiti. Ora la domanda è molto semplice, noi vogliamo sapere come stanno i fatti e come avete intenzione voi di continuare e come se potete continuare, perché a questo punto se uno viene a comprare una società la prima cosa che fa giustamente si vede i conti della società, e se questa persona giustamente vede i conti della società e li denuncia perché li ha visti questi debiti realmente. Naturalmente c'è una cosa importante che magari voleva aggiungere Franco, qui passo un attimo il microfono. No, a me, ti devo dire la verità, nemmeno Gubitosa mi è piaciuto tanto, perché ha denunciato dopo che si è andato a giugno questo problema che ci stavano i debiti, quindi lui già sapeva qualcosa e perché non l'ha denunciato prima. Quindi anche su questo dobbiamo dire che personalmente penso un pochettino il pensiero di tutti, questa sua diciamo esternazione non mi è piaciuta. Se c'era un problema lo doveva denunciare prima, nel mese di giugno in cui ha lasciato. Io non penso che una società in brevi mesi compie tanti debiti, quindi io penso che anche quelli che ha detto Gubitosa bisogna andare sempre con i piedi di più. Un attimo solo, in tal senso naturalmente purtroppo so che ho appreso dai giornali che Gubitosa non c'è. Che non c'è Gubitosa, di conseguenza siamo sicuri ed è anche giusto e doveroso dare l'opportunità al signor Gubitosa comunque di poter rispondere a queste domande. Questo è un aspetto fondamentale. Se non ricordo male, quando in pratica l'ultimo bilancio che aveva firmato Gubitosa, la situazione deficitaria, il deficit era di circa 8 milioni e 2, qualcosa del genere, da carte che insomma circolano, che sono libere per tutti quanti, per cui diciamo che il debito che si è sommato è di circa 2 milioni di euro, ma la preoccupazione più grande è capire dinanzi a questo debito cosa avete intenzione di fare, come avete intenzione di avanti di portare questa società, perché sinceramente una situazione debitoria così grande, per voi saranno pochi, a noi comunque come tifosi e come culto spaventa. Ma sarebbe il caso che forse insomma questi numeri li dicesse il dottore Cuolo, che è il nostro revisore dei conti, ma poiché insomma assumi i capi, so benissimo come sta la situazione, rispondo io, salvo errori o omissioni. I numeri che stanno a bilancio, l'ho detto anche in conferenza stampa l'altra volta,
non è che sono i debiti, è la situazione patrimoniale attiva e passiva della società. Non significa che ci sono dei debiti di quel tipo. Quando andate a leggere che il debito bancario nei confronti di Banca IFIS è un euro, non è un debito. Loro ci hanno fatto un'anticipazione per la vendita di giocatori che dovranno pagare le società che hanno comprato i giocatori. Quindi non è un debito. Allora, quando uno guarda soltanto la parte passiva e trova un milione della Banca IFIS, non è un nostro debito. Dall'altra parte c'è un credito della vendita dei giocatori che compensa ampiamente questa cifra. Per cui posso smentire categoricamente, ma in maniera chiara, che i debiti non sono assolutamente quelli. I debiti sono 7 milioni e 200, mi pare, o 300 mila euro, compreso, attenzione, compreso quello che noi dobbiamo pagare nell'ambito della gestione attuale 2017-2018. Mi riferisco bene in modo che sono ancora più chiaro per chi vuole capire. Chi non vuole capire può anche fare da dissenso con la testa, ma chi vuole capire è meglio che capisca. Quando noi compriamo un giocatore o facciamo un contratto ad un giocatore, c'è il procuratore che prende una percentuale sull'ingaggio del giocatore, ma non da noi, in tutto il mondo. Questa cifra è stata quella complessiva perché risulta evidentemente dai contratti che noi depositiamo in Lega. Per cui se il procuratore deve avere 50.000 euro, risultano 50.000 euro come passività, che non sono ad oggi 50.000 euro, ma saranno 15, perché fino alla fine del campionato si sommano gli altri 35 e diventano 50. È chiaro? Allora, leggere queste carte, ci vuole qualcuno che le carte le sappia leggere. E questo mi riferisco ai procuratori. Per quanto riguarda altre situazioni che noi abbiamo a bilancio, non abbiamo un euro di debito con la Covisoc e nei confronti della Lega di Serie B. Abbiamo sempre pagato tutto dall'A alla Z, per cui siamo una società, fra virgolette, modello. Nella Lega di Serie B ci sono ad oggi almeno 5 squadre che hanno avuto punti di penalizzazione nella loro storia, nel recente, intendo gli ultimi 2-3 anni, anzi 6 su 22. Le altre 16 è gente che partecipa attivamente al campionato di Serie B senza avere nessun problema di gestione. Allora i debiti, insisto, li ho detti prima e li confermo, sono quelli che c'erano prima, ai quali si sono sommati tutti quelli che dovranno essere procrastinati da luglio 2017 a giugno 2018. Cioè mi sta dicendo che Michele Cubitosa non ha capito una mazza. Ma Michele Cubitosa fa un altro tipo di lavoro, lui fa l'imprenditore in campo di software, in campo di un'altra azienda. Non è che ha tutta questa conoscenza del calcio. Ma scusatemi, io non lo so. Allora. No, ma io voglio precisare, io non voglio fare polemica con nessuno. Ma neanche io. Cioè non mi tirate dentro la polemica con Michele, con mio amico, lui può dire quello che vuole. Io sto rispondendo a come sta la situazione dell'Avellino, la mia società. Non quella di Cubitosa. Cubitosa si guardasse le sue aziende e facesse valutazioni sulle sue aziende. Ma non mi interessa. L'ha detto pubblicamente. Il discorso è questo. Cioè ognuno si guarda a casa sua le proprie aziende. Faccio un esempio banale per capirci, no? Giusto per capirci. Cambio un po' il discorso e arrivo sulla sanità. La clinica Santa Rita ha un debito in passività di oltre 14 milioni. Ma c'è l'immobile proprietà che la vale 20. Secondo voi è indebitata o no? Ha un contratto con la ASL che deve dargli 10 milioni, è indebitato o no? Questo è il problema. Allora di che parliamo? Io non vendo noccioline, non vendo il software, tornando al discorso di Michele. Io faccio un'attività diversa, faccio calcio e se mi consentite in 9 anni sono in condizione di poter parlare di calcio in maniera assolutamente precisa. Quindi non dico sciocchezze. Lei sta sereno allora? Io sono assolutamente sereno, nella maniera più totale. Noi abbiamo una perdita civilistica, no, anche questo è importante. No, cioè, no, voglio chiarire questo. Noi abbiamo una perdita civilistica. Entra nell'aula. Allora, insisto, forse questo mi può anche interessare, anche questo rispondo alla parte seconda della tua domanda, Frank. Noi abbiamo una perdita civilistica che deve essere assolutamente portata a zero.
per cui i soci faranno un aumento di capitale e porteranno la società a zero. Entreranno altri soldi come aumento di capitale, ma è un fatto normale, chiunque fa l'azienda sa questo. La perdita civilistica, mi perdoni, cosa intende? Sarebbero quei 190.000 euro che diceva Cubidosa di perdita finale ogni mese, che in pratica sono non è così, non debiti. È così, la perdita sempre civilistica. Io purtroppo c'ho un problema. La perdita, allora lo dico, la perdita civilistica. Io ho ascoltato solamente quello che diceva in trasmissione e di conseguenza se una persona le viene a vedere i libri contabili della società, oh, penso che qualcosa ne capisca. Io ora non le voglio far entrare in polemica. Io non voglio entrare in polemica con nessuno, io sono qui per rispondere alle domande vostre. Lei mi fa una domanda e io rispondo. Abbiamo una perdita civilistica di 1.250.000 euro che dobbiamo assolutamente mettere a posto entro giugno 2018, se no non ci possiamo iscrivere al campionato. E lo faremo noi, i soci. Assolutamente, i soldi nostri, mica ne abbiamo i soldi dalla parte che mettiamo dentro. Mettiamo soldi personali. In tutto questo le faccio una premessa, cioè noi in questo momento non è che siamo preoccupati, non stiamo vedendo le carte, e però stiamo dando tra virgolette, diciamo, per un volato. Vogliamo chiarezza su questa cosa, se abbiamo fatto questa conferenza stampa perché vogliamo chiarezza, non è che siamo qua. Lei ci garantisce che tranquillamente può portare il campionato fino a che ci sono io, l'Avellino io, non avrà mai problemi. Ma questo qua l'abbiamo capito tutti, lei è di Avellino e resterà da Avellino, però il problema è questo, i tifosi giustamente sono preoccupati dopo quello che ha detto lui per televisione. È giusto che c'è una preoccupazione in lui e quindi è giusto che noi cercheremo. Scusami Frank, aveva sentito, no, perché sennò scusatemi, questa è una situazione che va assolutamente chiarita nella maniera più totale, perché so che questa è la maggiore preoccupazione per voi. Ragazzi, per favore, un attimo di attenzione, ora vi daremo pure la parola. Un attimo solo, Presidente. Frank, no, chiedo scusa. Voglio dire, è chiaro che questo è l'argomento che sta a cuore a tutti voi, visto i passati non troppo lontani nei quali tutti noi siamo precipitati. Insisto e lo dico a chiare lettere, fino a che ci sono io dell'Avellino, l'Avellino non avrà mai problemi, perché Taccone, a costo di vendersi proprietà sue, mette a posto la situazione dell'Avellino. E poiché Mario è abbastanza informato su questo, sai che abbiamo parecchie cosette da poter mettere a punto. Quindi problemi non ce ne sono. Chiedo scusa, una cosa urgente. La cosa urgente. C'è da spostare una 500 bianca qua fuori che deve uscire un'ambulanza. Urgentemente, per favore. Grazie. Mario, forse la tua. Allora, dicevo, insomma... Ragazzi, siete abbastanza sereni, perché insomma se vogliamo fermarci su questo argomento, noi possiamo, vorrei ascoltare un po' quello che pensano i miei tifosi, dicessero come la pensano su questo argomento e poi eventualmente ne affrontiamo un altro. A me interessa sapere se a questo punto ci sono anche persone che vogliono fare delle domande, se su questo argomento c'è qualcuno che vuol porre un quesito. Io... Buonasera Presidente, volevo chiedere, lei ha detto che Ferullo è entrato in società con 800.000 euro da investire nella stagione 2017-18, lei intende da giugno no, o questo, da Genova? No, già iniziato. Ma da investire che significa? Calcio mercato? No, lui mette i soldi con le sue società satellite e hanno fatto dei contratti di sponsorizzazione per 500 più 300 800 mila euro ad oggi. Fare che cosa? I soldi che vanno nella società, ragazzi. Investire in che cosa? A calciatori, il calciomercato? Ma questa è la cosa che stabilisco io, dico stabilisce Ferullo. Stabilisco io. No, e questa quando la dovranno servire? Quando questi soldi serviranno per comprare giocatori, per dare ulteriore forza all'Avellino? È chiaro che lo faremo per questo, mica lo facciamo per pagare i debiti, della maniera più totale. No, perché il mio pensiero era questo, cioè, sì. Se con 15% ci mette 800.000 euro da investire nell'Avellino, lei con l'85 ci deve mettere 4-5 milioni. È normale, ma io non li metto mai 4-5 milioni, io ogni anno l'ho sempre detto, i miei conti sono abbastanza visibili e Michele credo che questo me lo possa confermare. Io personalmente ho sempre messo nell'Avellino da 1,5 milioni a 2 milioni, ogni anno. Il primo anno, 2009, io ho investito 1.200.000 euro nella società dell'Avellino in Serie D. E questi sono numeri che stanno lì a bilancio, 1.200.000 euro per pagare giocatori che avrebbero dovuto guadagnare 25.000 euro all'anno. Sulla carta.
all'anno, e quindi stendo un velo pietoso su questa cosa. Per questo sono dovuto intervenire e fare il presidente, perché mi ero stancato di essere derubato. No, più che altro era per capire qual è l'intenzione a gennaio dell'US Avellino. Ma non lo stabilisco io, lo stabilisce l'allenatore. Se l'allenatore dice che ha bisogno di uno, due, tre giocatori, li andremo a pescare. Anche perché dovete sapere, cari ragazzi, che i giocatori di squadre di Serie A che vogliono prestarci ne abbiamo fuori la porta. Dipende dal mister e dipende dai direttori. Sono loro che devono scegliere, non scelgo io. Allora io devo scegliere solo se dargli un euro o due euro, o niente. Questa è una scelta mia. Vorrei sapere se fra i tifosi c'è qualcuno che in pratica vuole fare una domanda. Naturalmente c'è una cosa che io ci tengo a precisare. Noi come curva ne abbiamo detto il nostro pensiero, ora stiamo dando un po', diciamo, sfogo a tutti quanti coloro che in genere si dilettano su internet a scassare la minchia al prossimo, anche a ragione veduta alcune volte e anche alcune volte sbagliando. Però mi fa piacere che in questo momento ci siano persone che hanno avuto il coraggio e l'intelligenza soprattutto di dare seguito alle loro parole su internet presentandosi e mettendoci la faccia, e questa è veramente una cosa molto bella, perché siamo abbastanza stanchi dei vari profili falsi, invece sono felice di vedere le persone. No, ma io sono una piccola cosa, io non sono tra quelli che scrive su internet, ma comunque per quanto riguarda il debito è chiaro che noi siamo preoccupati, per esempio noi facciamo sacrifici, quindi capisco che la società Avellino, lei dice, è sua. Ma la società di calcio non è solamente del presidente, è anche dei tifosi. Tra virgolette, chiaramente, perché il calcio. No, comunque noi siamo preoccupati perché la società, all'ultima. No, solo una domanda e poi chiudo. Sì, l'ho capito, è stata una distinzione abbastanza. Quella è chiara che è nostra. Furbesca come cosa, però insomma. Vabbè, comunque, per quanto riguarda i debiti, l'ultima intervista lei disse 5-6 milioni. Gubidose ne dice 10, mo sono 7 e 2. Ma non hai detto la chiarezza? No, per capire la chiarezza noi non la vediamo. Aspetta, scusa. Allora, i soldi. Allora, quando volete i numeri precisi. No, io non li voglio perché non faccio la cosa. Quando volete i numeri precisi. Lei ci sta mettendo la faccia, poi risponderà giustamente alle cose che dice. Quando volete i numeri precisi, tieni conto che ogni mese, questo debito può aumentare o diminuire a seconda di quello che noi paghiamo o a seconda di quello che incassiamo. Questo è chiaro. Cioè, se io vendo. Però è passato 5 giorni, 5 giorni sono aumentati di 1 milione e 2. No, perché. Abbiamo sempre detto che erano 6 milioni, la ditta che è mio figlio, non l'ho detto solo io. Allora, adesso mi hanno fatto un estratto conto preciso in cui abbiamo dovuto mettere in questa cifra, insisto, anche i procuratori che non sono un debito, è una passività. L'ho detto prima e lo ripeto, non è un debito. È chiaro? Come mai Michele Gubidose aveva detto che erano tutti? Cioè 7 e 10 sono pagati. Franco, scusa, voglio dire questa cosa, no? Allora, mi ritengo sufficientemente intelligente nel non cadere in queste domande. Io parlo di quello che so io e che faccio io. Di quello che dicono gli altri avrei tante cose da dire. Anche su Mario avrei tante cose da dire, però voglio dire, ognuno si trincera dietro le cose che dice e si assume la responsabilità di quello che dice. Non ci sono problemi. C'è una piccola. La Guardia di Finanza sta ancora cercando quella famosa società in Belgio, eh? Quella famosa Belem, come si chiama, insomma. La sta ancora cercando. Se gli vuoi dare qualche riferimento, glielo puoi dare. Ragazzi. Presidente. No, è un argomento che sta a cuore a me, però attenzione, tu non puoi andare a dire queste sciocchezze sui social, non puoi andare a dire queste cose sui social, va bene? Presidente, mi perdoni, però. No, va bene, scusate, questo è un confronto. Sì, però ha detto che non voleva fare polemiche, lei non è che sta subendo. No, io non sto facendo nessuna polemica, sto dicendo semplicemente che quando uno dice una certa cosa deve avere un documento in mano che comprova quello che dice. Non le chiacchiere della gente che sta lavando al bar, mezzo ubriaco. Solo una cosa, volevo dire solo una cosa in modo. Sì. Mario. Franco, perdonami, un attimo solo. Allora, ora do un attimo la parola a Mario. Voglio fare solo una premessa in modo che ci sia chiarezza in quella che è la curva. Allora, noi non tiriamo la cordata a nessuno, non ce ne frega di chi fa il presidente, a noi interessa che una società che rappresenti l'Avellino sia una società che rappresenti tutti quanti noi tifosi, sia una società trasparente con noi tifosi, sia soprattutto.
aspetto una sola cosa, sia una società soprattutto che intervenga per difendere anche il nostro onore, perché mi sembra che fino ad oggi comunque attualmente l'US Avellino non si è mosso neanche nei confronti di quella squadra di merda di Salerno che ha messo il posto del Fruscione anti sportivi con Minala a 96esima. E mi deve perdonare Presidente, lei da primo tifoso dell'US Avellino aveva tutto l'obbligo per denunciare quello che è accaduto, perché questo è uno scandalo che in pratica assume le sponsorizzazioni, la sanità la scrive a Minala 96esimo e la nostra società sia immobile e in pace. Se voi mi dite quello che è successo, perché io non lo so dire. Raga, rispetto. Ragazzi, un attimo solo. Presidente, ve lo spiego io. Allora, perdonatemi. Allora, voglio essere chiaro però. Ora le spiego rapidamente. Tanto innanzitutto lei ci ha comunque detto stampa, gente che dovrebbe guardare su internet e controllare. Allora, se questi fanno male il loro lavoro e sono dei coglioni, e lo sottoscrivo, sono dei coglioni e no, non vedono niente, allora lei deve sapere che a Salerno sono comparsi sui tabelloni pubblicitari delle scritte Milana 96. Ora io mi chiedo come fa una società come la nostra. Pensavo fosse la città. Sui LED abbiamo già fatto un esposto alla società della Salernitana. In particolar modo. Ragazzi, un attimo. Allora, vi ho detto e spiegato che dobbiamo dare l'opportunità a tutti di parlare. Allora, se si sa, se può rispondere, facciamolo parlare. Precisazione solo, dovrebbe essere fatto la FICCI esposto perché viola l'articolo 5,2 del regolamento, l'esposizione dello scrisciolo eliminato, quindi va fatta la FICCI e non nella società. Allora, il nostro addetto stampa ha avuto incarico da parte nostra di fare un esposto nelle sedi opportune, perché questa è una scorrettezza totale. Vi posso dire che su questa cosa, io non avevo capito che era il LED, su questa cosa ieri in assemblea ho parlato direttamente con Lotito e gli ho detto ma sei una... E qua è il problema, che c'ha diritto, c'ha diritto il Lotito, perché te ne lo pubblichi a me. Scusate. Ragazzi dai Scusate, vi posso rispondere, insomma, anche se la cosa non vi piace, io vi dico quello che ho fatto. Poi può essere anche sbagliato. Ho fatto presente questa cosa allo Tito e gli ho detto che abbiamo fatto un esposto in federazione per capire a che cosa c'entrava quel discorso. Risposta, che non mi ha convinto ovviamente, ma ve la dico, non gestiamo noi i LED, abbiamo dato al dire, fermi finire però Cristo, e non mi piace, non lo sentite. E non ho capito, cioè, ma che modo di comportarsi è? Io faccio parlare tu, fatemi parlare, poi potete dire quello che volete. Possiamo pure pensare a quello che vogliamo. Mi ha confermato e ci manderà il contratto in cui ha avuto 1 milione di euro dalla società InSport che gestisce i LED e loro quindi non possono entrare su questa cosa. Certo che è deontologicamente sbagliato, certo che si è scusato. Farò fare delle pubbliche scuse. Più di questo che posso fare? Lo posso prendere a schiaffi? Scusate, io... Non è una cattiva idea. Allora, riguardo questa cosa, noi volevamo dirla e essere chiari. Alcune volte spesso servirebbe un attimo solo, un po' di comunicazione. Ora c'era Mario che aveva chiesto la parola, per cui è giusto comunque dare l'opportunità a Mario e di farlo parlare. Allora, io per natura sono garantista, però le persone che la circondano, i professionisti, sono tutti inquisiti per reati gravissimi. 24 ottobre 2003, polizze false di De Vita. 30 giugno 2011, De Vita, il suo commercialista, nonché che fa le buste paghe dell'Avellino, viene inquisito con Cannavaro e Marco Iorio. Non sto qui a dire tutte quelle cose. Manlio Iorio, vabbè, ho scritto male.
Il 7 marzo del 2015 viene indagato per riciclaggio, per bancarotta fraudolenta, se ricordo bene, e per fatture false. Il 26 febbraio del 2015 viene arrestato col Savoia Calcio per tutti gli imbrogli che sono successi, dove c'era anche Maglione Francesco l'avvocato. L'11 marzo viene inquisito, non so se è arrestato, per un centro commerciale che credo non so chi delinquente l'abbia fatto. Il 16 settembre 2016 venne arrestato per vari altri reati. Non le sembra che davanti a questa cosa, che tutti i professionisti che la circondano, a parte Lino Vuolo che non ho trovato nulla su di te, mi devi perdonare, dico, a parte, non le sembra che tutta questa gente che circola attorno a lei sia tutta quanta inquisita? Ho dimenticato, permettetemi di aggiungere, che il signor De Vita è stato inquisito anche con il clan russo, che normalmente a pezzo ottava e partite. A buon intenditor, poche parole. Normalmente. Con questo non voglio dire, perché l'ho detto, io sono garantista, ho fatto 500 processi, lei ne avrà fatti molti di meno, ma li ha fatti anche lei, e quindi sa che noi dobbiamo essere garantisti fino a sentenza definitiva. Però mi sembra strano che con questo organigramma di funzionari, diciamo così, perché anche se non rivestono cariche, in tutti i casi sono persone che circolano attorno alla società, io credo personalmente che la società, i tifosi dovrebbero stare poco tranquilli, anche perché questi poi hanno fatto farli pure a Paganese, ci furono pure hanno fatto a Paganese oltre che Savoia. Nel mondo del calcio ci sono stati pure riciclaggi di soldi, i Cannavaro, i Stommaglio, Iorio, che è inquisito Pisani. Franco, se non ti piace la musica, ti attacco o tra. Detto tra di noi, ti attacco o tra. Se non ti piace, vuoi parlare solo tu? Ma noi di queste cose qua non ti interessano, non ti interessa la società, ti attacco a te di questo. Franco, Franco. Raga, 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 raga. Zero. Ragazzi, ragazzi. Ragazzi, ragazzi, raga. Allora. Allora, siamo un attimo, allora, un attimo sorella faccio. Allora, ragazzi, solo un attimo. Franco, perdonami Franco. Allora, c'è una cosa fondamentale. Allora, abbiamo detto che diamo la parola a tutti. Mario ha fatto la sua domanda ed è giusto che il Presidente risponda. Io, ti piace la domanda, non ci piace la domanda? Ha fatto la domanda, va fatta e merita rispetto. Ed è una domanda che fa meditare. No, non stiamo dicendo niente. Perfetto, hai fatto bene. Può anche darsi che il Presidente non possa a conoscenza di questa cosa? È normale, può pure essere. Rispondo senza problemi. Lo studio De Vita Iorio è consulente dell'Avellino, credo dal 2001, perché nel 99 c'era un altro consulente di Avellino. Nel 2001 abbiamo cambiato, abbiamo preso loro come consulenti che curano solo ed esclusivamente i rapporti fra l'Avellino, la COFCO, 2013. Quindi cura soltanto i rapporti con Covisoc, con Deloitte e con la società. Non hanno nessuna interferenza nella gestione economica, finanziaria, patrimoniale della vedetta. Premesso questo. Da quando è successo l'inconveniente di Cannavaro, che io conosco perfettamente, il signor De Vita è uscito praticamente dalla nostra gestione. L'unica persona che è rimasta, ed io onestamente non sapevo nulla che riguardasse Iorio, non lo sapevo nella maniera più totale, prenderò atto di questo, è rimasto il dottore Iorio, che ripeto ha come unico compito quello di fare le buste paga e di venire in società a parlare con la Covisoc e con la Deloitte quando vengono a fare i controlli trimestrali, punto, bimestrali, scusami. Quindi prendo atto che De Vita ha avuto tutti questi problemi, l'ho sentito dire, ma con noi De Vita non ha più nessun tipo di rapporto, ormai da 4 anni. Vabbè, comunque ripeto, questa di Iorio, mi segnerò questa notizia, se qualcuno me la segna, perché dovrò parlare con Iorio perché non ne so niente, però
Che qual era il discorso di Iorio? Scusami, ricordamelo un po'. Se ricordo bene, questo Iorio non fosse lo stesso, se ricordo bene, per il fatto del Pisani, il collega di Annunzia, il capo della squadra mobile di Napoli, quando c'era l'intercettazione telefonica allo Russo, che oggi è pentito e che esce dal festival di Sanremo e telefona a Pisani e dice: ho preso 250.000 euro sulla scommessa, 50.000 sono per te, ci stanno in registrazione su te. Quindi siamo alla sono cose io allora, no, per carità, fatto bene, sono lontano da tutti gli altri argomenti che ho sempre trattato, perché può darsi che lei non fosse a conoscenza. No, ma allora io da venire dico stiamoci attenti per questa gente che perfetto, sono stato sfortunato con le... perfetto, va bene. comunque ho chiarito che De Vita con l'Avellino non c'entra più niente. L'unica persona che fa questo tipo di attività è il dottor Mario Iori, al quale chiederò spiegazioni. Allora, su questa cosa a parlare della polizza che fu presentata dall'Avellino, per la quale un suo collaboratore, un suo socio, fu costretto a correre a Firenze per cambiare la polizza, perché abbiamo avuto problemi sulla polizza, perché De Vita si occupava anche delle polizze che facevano delle allora no. Anche no, su questo posso rispondere io, perché la conosco perfettamente questa situazione. E quindi io me lo compro, darsi per la vita. La banca che faceva l'assicurazione all'Avellino era la Allianz Bank. Non è che sto parlando della... se mi hai fatto la domanda ti rispondo. Sì, sì. La domanda rispondo, perché questa è passata per le mie mani, quindi so bene quello che è successo. L'Allianz Bank ci aveva prospettato di fare una polizza con un pagamento in un'unica soluzione di 60.000 euro a fronte degli 800 che prendevano le banche. Questa polizza è risultata falsa non perché ce l'hanno proposta l'Allianz, perché l'interlocutore di Roma dell'Allianz ci aveva mandato una copia contraffatta della nostra polizza. Adesso finisco. Non è che qualcuno se ne è accorto. Ho detto a Manlio Iorio: presentiamo preventivamente questa polizza per vedere se è una polizza accettabile o meno. Quindi abbiamo mandato copia, non abbiamo presentato la direzione, copia. Quando questa è arrivata a Firenze, perché allora stavamo in C, mi pare, in C1, e io in C1, una cosa di questa, Firenze ci ha immediatamente chiamato dicendo: guardate che stanno arrivando di questa banca e di questo broker una serie di polizze al Pisa, ad altre squadre, non mi ricordo tutto, ma fra cui c'era il Pisa. Taccone che cosa ha fatto? Era il giorno 28 di giugno, la polizza scadeva il 29, Taccone è andato lui a mettere 800.000 euro alla Banca Popolare dell'Irpinia, perché si chiamava ancora così, e in giornata mi hanno dato la polizza per l'iscrizione al campionato. Abbiamo citato questo broker, c'è una causa penale in corso, a Torino, c'è una causa penale a Torino in cui noi siamo parte lesa. De Vito fu interrogato comunque dal sostituto procuratore della Repubblica. Anche io sono stato, anche io. Ti dirò di più, il colonnello Lallo, che allora stava nella Guardia di Finanza, mi ha convocato lui nella Guardia di Finanza e mi ha chiesto notizie. Quindi è una cosa alla luce del sole, nella quale l'Avellino è parte lesa. Ma io non intendevo questa cosa. Allora, vabbè. Soltanto... Ho capito, però voglio dire, ho risposto in maniera tale che i miei tifosi, sentendo questa cosa, capiscano che non c'era niente che l'Avellino avesse fatto di irregolare, nella maniera più totale. Io ho semplicemente detto che un gran di professionisti che la circonda forse non è degno di mettere piede ad Avellino. No. Volevo, ci sono altre persone che sono interessate a fare una domanda? Chi è? Dove sei? Ah, scusa, perdonami, ma devo assettare qua, se lo dico in dialetto che è meglio. Buonasera a tutti, vorrei tornare soltanto un aspetto, quello legato a Minala, al presidente. Quello? Legato a Minala, alla Salernitana. Perché è stato così servile nei confronti di Lotito della Salernitana? Non ci sei. Perché è stato così servile nei confronti di Lotito della Salernitana? Io non sono servile con nessuno, nella maniera più totale. Penso che chi mi conosce sa bene che io, quando qualcuno mi pesta il piede, reagisco. Ma in questa situazione, cari signori, come quando dite il fatto degli arbitri, facciamoci sentire, facciamoci valere,
nel mondo del calcio, per chi lo conosce, e tu sei un esperto di calcio, quando io stavo ancora probabilmente giocando con le provette e quindi non mi interessavo di calcio attivo, va bene? Quindi ti do merito di questo. Sai meglio di me che nel calcio questo succede. Il calcio sono dei compartimenti stagni nei quali non puoi intervenire. Che cosa fai? Fai le dimostranze, facciamo una denuncia, facciamo denunce a tutti, facciamo denunce agli arbitri, facciamo denunce ai presidenti poco corretti, facciamo denunce a chi dobbiamo farlo. E io al massimo capisco questa tua domanda e ti rispondo in maniera accesa e serena, contemporaneamente. Io non sono servile di nessuno. Con me, l'ho detto, quando andiamo in assemblea, l'unico che lo contrasta sono io. Forse l'avete capito. Venite in assemblea, venite a vedere, tanto sono registrati gli atti. Quindi sono l'unico che contrasta lo dito in assemblea. Che devo fare più di questo? Quando sbaglia, quando dice le cose giuste, lo appoggio. Questo è il nostro discorso. Prima di andare a mangiare, che gli assendinesi andavamo a mangiare a Salerno, la camminata. L'altra volta su questa storia, va bene. Questo è il motivo? È una terribile cosa, perché sono io 37 anni e non mi passa tutto, così sarà la Salerno. Però venire da lei a dire noi andiamo a Salerno, ma questo lo fa lei, noi a Reminisi di Salerno non ce ne frega un cazzo. Bravo! Se lei, con lo dico alla sua amicizia, se la te, a noi non la vogliamo sentire. Io, come penso tutti i tifosi veri dei Avellini, con la Salernitano vogliamo niente ad avere che fare. Va bene. Ok, quando vogliamo andare a Salerno ci andiamo. Ha finito? Se no, si può pure scalare un po' e poi... Bravo! Ragazzi, un attimo solo, allora, se si accavallano le... No, io ti voglio pure far parlare, e ti voglio dare pure un microfono. Sì, ma se ti siedi qua, ti do il microfono, fai prima, no? Frank, posso... Frank. Una volta che sento parole di enoggio alla città di Salerno prima di un derby, Io la questione con Lotito, quello che non capisco, perché io ho seguito molto le assemblee di Lega, sempre dal giornale, quello che usciva fuori, lei non è mai andata a scontro con Lotito, lei faceva parte della fazione che voleva Lotito presidente di Lega B, se non sbaglio, in opposizione al presidente del Frosinone che si era candidato in un primo momento, quindi anche questo discorso non mi ritrovo bene, però di quello che voglio sottolineare... Venga la prossima volta in assemblea. Ma volentieri, verrò venga volentieri. In assemblea, tanto l'assemblea, lei come uditore può intervenire senza nessun problema, okay. L'accredito io la faccio venire. Va benissimo. E vedrà che cosa succede lì. Cioè un conto è essere d'accordo su una figura al posto di un'altra, un conto è condividere quello che dice. Vabbè, ma se lei appoggia la presidenza, appoggia anche la politica di una persona per quello che concerne la Lega. Lei sta saltando da una cosa all'altra, non è così. Come sta? No, non è così. Noi eravamo contro il vicepresidente dello Spezia, il quale ha fatto il vicepresidente della Lega di Serie B, e noi non lo volevamo. E poiché io ero di quelli che non lo voleva, e Lotito era uno di quelli che non lo voleva, ci siamo trovati d'accordo su questo. Punto e basta. Non è che abbiamo fatto manfrine per portare un'altra persona. Adesso abbiamo votato Balata, che era il commissario, perché 17 persone su 22 hanno dato la preferenza a Balata. Questo è tutto. Allora, se questo significa essere amici e andare d'accordo, non è così. Ci siamo trovati d'accordo su un nome e l'abbiamo appoggiato. Rispondo al signore. Allora, ragazzi, io capisco, insomma, che quando si gioca una partita in cui non c'è neanche la Salernitana in ballo, sembra Palermo domani, giochiamo col Palermo, a un certo punto noi speriamo, tutti ci auguriamo, che vinciamo 2-0 e tutti quanti noi, me compreso, canteremo chi non è di Salerno e tutte le cose contro Salerno. Ma questo ci sta, ci deve stare. Io ho semplicemente detto, facciamo una partita normale, dove ognuno fa il tifo per la propria squadra, ci sfottiamo a vicenda e ci diciamo anche cattive parole, ma sugli spalti, nel campo non deve succedere niente. Io ho detto questa cosa per tranquillizzare e smorzare gli ardori, ragazzi. Ma che me ne frega a me di Salerno? Che deve succedere? Un momento, per favore. Perdonami, intanto il microfono te lo do, vieni. Ma vieni qui e parli. Allora parlo io e discuto io. Allora voglio dire,
Il mio è stato semplicemente un invito ai miei tifosi a fare una partita accesissima, cercando di vincere la partita in tutti i modi, ma senza offendere le persone. Perché questo è il calcio. Il calcio è un gioco. Non è una guerra. Noi non dobbiamo fare una guerra contro le persone che vengono da Avellino. Tutti ci stanno stimando per questo. E in questi anni il rapporto che io ho avuto con voi, e dico i tifosi e con la tuta, è sempre improntato su questo. Facciamo il tifo dove andiamo, anche in casa, contro tutti e contro tutto. Ma facciamo le persone corrette. Questo era tutto. Ed era rivolto a smorzare gli animi. In un derby che mi aspettavo che sarebbe accesissimo, sarebbe stato accesissimo. Questo è tutto. Se ho sbagliato e questo vi dà fastidio, vi chiedo scusa, ma non era assolutamente una cosa pro Salerno, del quale me ne frega niente. Cioè questo è un discorso per noi, Presidente, per modo di non avere fastidio. Presidente, Presidente, io ricorderei di voi. Franco, Franco. Prego, come mai si sono trovati tanti accrediti della Salernitana? C'è della Salernitana in tribuna, come vedi? I su arte là sotto che hanno fatto niente. I su arte che hanno aperto i cancelli, la misericordia che aveva festeggiato. Quando mai gli avevi mezzi a Salerno hanno fatto una cosa del hanno trattato sempre a me. Raga, silenzio! No, ma non è così! No, è anche quella stronza che si era messa in tribuna con sta parte dei colori! Presidente, ci avete fatto il banco del nostro nome. Va bene, posso perdonatemi un attimo e vi do subito la parola. Ragazzi, però vi chiedo un attimo sempre. Chiedo un attimo di attenzione a questa cosa. Raga, quando parla soprattutto qualcuno che è senza microfono, se ci mettiamo a applaudire, a fischiare, a fare, non si capisce niente. Quello che le voglio dire un attimo solo, Presidente, questa, come diceva un amico, la situazione è stata non gestita male, ma malissimo. È avvenuto veramente qualcosa di indecoroso. Per carità, le fa onore chiedere scusa e mi rendo conto. Le interviste, se lei se le va a risentire, sono delle interviste purtroppo sbagliatissime dal mio punto di vista da tifoso. No, io confermo che quello che ho detto era quello che pensavo. Quindi assolutamente non è così. E allora perché non chiede sono scusa? Assolutamente d'accordo. E allora non deve le chiedere parole scusa. Le parole vanno ascoltate da là alla Z. Non è che si prende un pezzo della frase e si mette dentro e si sbatte in pagina. Non è così. E allora se la deve prendere con i giornalisti? Non ho mai detto questo. Non ho mai detto che Salerno è più bella di Avellino, non ho mai detto che noi siamo dei pecoroni, non ho mai detto che loro sono dei signori, mai ho detto una cosa di questa. Quindi non è così, mi dispiace, io quando parlo sono esattamente quello che dico. Perché pondero la vita. Ma sono che siete circondati da giornalai, non giornalisti. Posso rispondere? No, voglio rispondere. Voglio rispondere a questa domanda, a questa asserzione. Allora, scusatemi. Se secondo voi. No, giusto, però fatemi finire il discorso. Ci manca... Se secondo voi il presidente deve andare vicino ai cancelli e vedere chi entra, devo andare a controllare se le persone che hanno gli accrediti della Salernitana, perché noi siamo obbligati dalla Lega a dare un numero di accrediti alla squadra avversaria, mediamente sono 50 accrediti, dei quali 10 vengono in tribuna autorità, che sono il presidente o chiunque sia che fa parte dello staff, e 40 persone che hanno gli accrediti nella tribuna laterale. Ma dappertutto è così, quando andiamo fuori noi ci danno anche a noi 50 accrediti. Se ora la persona che ha avuto l'accredito l'ha data a un deficiente e l'ha fatto entrare al posto dello staff dirigenziale nella tribuna d'onore, non è che il presidente può andare a guardare questo, vi prego, perché sennò veramente diventa una cosa irrazionale. Il fatto che hanno aperto i cancelli, questa è una cosa che capita tutti i sabati. Cioè noi la partita, aspettate un momento, le persone che parlano, scusatemi, non so chi siano, va bene? Quindi non vi offendete, è rivolto in generale. Le persone che vengono allo stadio, quando noi facciamo come la volta scorsa 500 persone, 500 biglietti, più gli abbonati, siamo 3.500 e siamo 6.000, vi dite da dove cazzo entrano le persone? Le faccio entrare io? Chi le fa entrare? Finiamo la vostra storia. Cioè io sono una persona che subisce questo, non che l'attiva. Mi ricade sulle mie spalle, perché far entrare 2.000 persone a sbaffo significa che l'Avellino perde 30.000 euro ogni partita. È chiaro o no?
o pensate che faccio il cretino e non mi accorgo di queste cose? Ma non le denunce, perché non le voglio denunciare. Ma fate male, per me fate male. Allora, lei sta parlando di una cosa totalmente diversa. La domanda in pratica che le è stata posta era un'altra. È come mai un imbecille aveva i cancelli, apre i cancelli dove ci sono dei tifosi della Salernitana? Presidente, non so se lei ha visto le immagini, il settore ospiti della Salernitana era aperto, quelli perché sono quattro conigli, altrimenti io avrei fatto un'invasione di campo e gli avrei bruciato tutte le cose alla storia dell'Avellino. Ma il concetto è molto semplice: come fa uno ad aprire i cancelli per entrare nello stadio? Cioè, poi stiamo parlando di una cosa grave. Poi la denuncia sui portoghesi, lei fa bene a farla. Io sono il primo che sono abbonato, sono il primo che in pratica ha sempre pagato il biglietto, e la curva è la parte sana, per me paga il biglietto. Questo è un concetto basico. Però lei ci deve dire come si fa, perché se lo deve porre il quesito, perché se lei ha delle persone che giustamente lei non può controllare tutto di persona, ma ha delle persone che lavorano per lei, che a questo punto purtroppo sono incompetenti. Partita, non c'è in pratica una risposta. La partita con la Salernitana, noi abbiamo portato 130 o 140 steward, non i soliti 90, dico bene? O mi sbaglio? Sì, sì. Quindi in questi 130-140 c'era gente che mediamente non sono del nostro staff, venivano da fuori, quindi sono incontrollabili. Che cosa dovevamo fare noi? Cioè, controlliamo uno per uno se è tifoso del Napoli, della Salernitana, dell'Inter o del Milan. Ma scusate, ma io capisco che voi siete arrabbiati, come sono arrabbiato io, ma questo scaricato addosso al Presidente, francamente, mi sembra una cosa veramente esagerata. Perdonatemi, raga, chi è che vuole fare la domanda? Vieni, vieni. No, lascio qua, da qua. Vabbè. Presidente, volevo trovare una soluzione per quanto riguarda... No, forse questo, poiché di questo non ne sapevo nulla, c'è lo slogan che sta dicendo una cosa che forse vi interessa. Quando ci sono partite particolari, lo storico d'Avrino è qui presente, il collega Pontillo, però questa storia della Salernitana si è verificata più volte. Vi spiego come stanno le cose. Una quota di steward, su suggerimento del responsabile dell'ordine pubblico, è messa a disposizione dalla Salernitana. Cioè, loro della Salernitana portano 10-15 steward dei loro, li portano qui. Questo viene fatto per motivi di ordine pubblico. E noi facciamo... un attimo, Fred. E quindi è chiaro che questi qui sono insieme ai nostri nel cancello dove entrano gli ospiti. Ma non è una cosa che abbiamo previsto noi. Ci viene praticamente detto. Il contrario avviene quando noi andiamo a Salerno. Era solo una precisazione. Perdonatemi un attimo, allora, ragazzi, la luce c'è un solo. Voglio chiudere su questo argomento. L'ispettore Pontillo mi sta dicendo da dietro, io non lo sapevo, che c'è un'indagine in corso per questa situazione. C'è un'indagine della questura? Delle forze di polizia. C'è un'indagine delle forze di polizia su questa situazione. Frank, posso? Certo, poi vai. Presidente, attimo, io sempre riguardo il discorso. Silenzio. Perché noi facciamo i tifosi, quindi dobbiamo guardare queste cose. Lo sfottò, ecco, siccome quello non sfottò, che non è passato inosservato, anzi, allora io, e ci sta anche il discorso dei cancelli che hanno aperto, al posto di l'anno prossimo, perché l'anno prossimo può darsi, ahimè, che dobbiamo giocare di nuovo contro la Salernitana. Non credo. Io vi dico la verità, pure io non credevo all'inizio. Però il discorso è questo, dico, l'anno prossimo. Ragazzi, vi chiedo una cortesia, quello di avere rispetto per chi ha il coraggio di fare delle domande. Ve lo sto chiedendo, non mi fate bestemmiare tutto, che inizia a sfanare tutto e mi rompo cazzo. Ottimo, prego. Dicevo, eventualmente l'anno prossimo dobbiamo essere un pochettino meno ospitali con questi signori. Ma non c'è dubbio. Eventualmente non cercare di aprire. Mi perdoni, mi faccia finire di parlare. Se ci sono ancora io sarà così. Ah, per un momento. Benissimo.
dicevo, meno ospitati con questi Zulu, perché sono Zulu, indipendentemente dal fatto che pure a me piace fare la passeggiata sul lungo parastrato, però non vado dicendo. Presidente, detto questo, quando siamo stati noi a Salerno l'anno scorso, abbiamo preso, con rispetto parlando, la pipì in testa, l'urina a te in testa, va bene? E la questura di Salerno ci sbeffeggiava. Detto questo, l'anno prossimo, se una promessa la riusciamo a strappare, questi signori alzate un biglietto, alzate il nostro biglietto, fate la giornata bianco-verde, e evitate di farveli proprio e facete stare a casa, perché questi non meritano di venire da Avellino. Posso, va bene, grazie della domanda. Ho fatto questa dichiarazione pubblica, quindi l'avete ascoltata tutti. L'anno prossimo, se ci sono io e dovesse succedere la stessa cosa, siete autorizzati a venirmi, va bene? Allora voglio dire una cosa, tutto questo non si verifica solo a Salerno. Io sono stato in trasferta, evitate di dirmi dove, come, quando, va bene? Ci hanno messi a noi in tribuna, in quarta fila, in mezzo a tutti i loro tifosi. Quando voi sapete che quando noi ospitiamo la squadra ospite viene protetta dalla polizia e stanno vicino a dove mi siedo io, quindi sono gli steward che li proteggono. Ma questo, caro signore, caro bolognese, è un problema di civiltà, non è un problema di altra natura. Cioè, ci sono le persone che sono incivili e non possiamo farci niente, e ci sono le persone civili come noi che si comportano correttamente, forse sbagliando. Quindi se sbagliamo recupereremo, state tranquilli. Un attimo solo, magari io, Giovanni, per accontentarti di più, insieme a Franco vado a fare un po' una domanda al questore, se non fa il servizio d'ordine, così facciamo due scontri che mi piacciono di più, magari dopo glielo chiedo. Ragazzi, non per essere cattivo, diamo la parola a chi è che voleva fare altre domande. Buonasera, Presidente. Venezia. Prego. Posso? Sì, prego. Allora, sono Francesco Mario, 45 anni di Salerno, quindi mi rodo ancora più di tutti questi tifosi, perché sto a Salerno, vivo a Salerno. Quindi, solo questo vi dico, a noi dobbiamo fare, voi dovete fare il presente, speriamo che l'anno prossimo ci sia un altro presente con la Salernitana, i giornalisti, i tifosi. Purtroppo noi, come tutti, secondo me, vogliamo sapere il futuro dell'Avellino, quale sia, non è tanta chiacchiera, no, non ci interessa, anche condivido il parere di Mario. Ma lo condivido. Un attimo, fatemi finire, noi abbiamo dato la parola, fatemi finire. Sto facendo la stessa domanda di prima, ho già risposto. No. Ho detto, fino a che ci sono io, non state sereni. Che cosa ti devo dire più? Però se ci sta in marcio, come dice il signor Barisano, intorno all'Avellino non siamo sereni, noi siamo tifosi dell'Avellino, voi siete di passaggio, noi ci rimaniamo nell'Avellino, sono 45 anni che seguiamo l'Avellino Calcio. Io lo seguo da 65 anni. Ma noi siamo tifosi, loro lo sanno, noi ci siamo andati a mangiare la polvere a Milazzo e altri campi. Io dove stavo, scusa? Non lo so, forse in clinica. Buonasera. Senti, scusa, posso dire una cosa? Quando fai le affermazioni stai attento a quello che dici. Io ero lì, caro signore. Ed ero io responsabile della squadra, perché io ho preso l'Avellino, non altre persone. Quindi a Milazzo ero lì. Quindi non dire sciocchezza, non dire. Mi rompe perché sto assalendo e mi brucio. Il sedere mi brucio. Va bene. Francesco. Allora adesso, visto che parlate del presidente, visto che mi avete tirato in ballo, ti dico come la penso io. Volete sentire come la penso io? Adesso ve la dico. Viene il milionario di turno, il miliardario di turno, chiunque esso sia. Non ci interessa, che c'ha tanti dei soldi da buttare e non sa che farne. Viene nell'Avellino, da un euro a taccone si leva di lato, sto tranquillo, faccio il tifoso, vado in tribuna, mi vedo la partita insieme a voi e sto tranquillo. Questo signore milionario o ultramilionario, il primo anno comincia a accorgersi che per far quadrare i conti ci vogliono un paio di milioni di tasca, li prende e li caccia. Il secondo anno si accorge che invece di due ne serviranno due e mezzo per potenziare la squadra e andare avanti. Il secondo anno li caccia. Il terzo e il quarto anno li continua a cacciare o dice ma che me ne fotte a me di che mettere i soldi miei personali nell'Avellino per far divertire i tifosi. Io l'ho fatto per 9 anni. Quindi merito rispetto su questo. Ok? Questo è tutto.
Onore a Sibilia, Presidente. Onore a Sibilia. Avete messo le croci a Sibilia, non te lo scordate. Mezzo onore Antonio Sibilia. Avete messo le croci in mezzo al campo a Sibilia. Allora. Lo avete contestato mille volte, l'avete contestato. Allora. Ricordatevi la storia. Ricordatevi le storie. Ragazzi. Allora. Innanzitutto c'è un aspetto. Ragazzi. Gerà. Guarda, come ti chiami di nome, scusa? Gerardo La Bruna, io non sono mai retrocesso in vita mia. Mai! Sono 9 anni! Allora, abbiate anche rispetto per i risultati calcistici. Io non faccio sali e scendi. Ti sto rispondendo, io non faccio sali e scendi. Io se dovessi accorgermi di questo, il giorno dopo regalo la squadra a parametro zero, a chiunque. Ma io, fino a che ci sono io, tu stai tranquillo che resti in B o puoi aspirare ad altre cose. Non altre cose. Allora, ragazzi, c'è. Allora, ragazzi, perdonami, Gerardo, perdonami un attimo perché sennò entriamo in difficoltà. Allora, io vi avevo chiesto di fare delle domande e di essere, tra virgolette, diciamo anche attenti e rispettosi. Ora, naturalmente, fatte le domande e creare queste polemiche, ragazzi, queste polemiche non servono a nessuno. Il pensiero della curva lo abbiamo espresso e ve l'abbiamo detto, poi volevamo dare la voce a tutti quanti e la possibilità di parlare, ma se avete la possibilità di parlare e c'è il presidente qui e anche grazie a noi, ragazzi, dovete essere anche bravi e furbi nel saper colpire e cogliere il momento. Sinceramente, parlare di Sibilia o parlare di altre persone non serve veramente a niente. Cioè, io non so guardare quello che è il passato o quello che è successo. Il problema è di oggi e del futuro. Cioè, è presente e futuro. Volevo aggiungere una cosa a quello che dice Frank, no? Io capisco, insomma, l'astio. Ci è rimasto dentro la sconfitta con la Salernitana, non ce la dimenticheremo mai. Su questo non c'è dubbio e sono d'accordo con voi. Però attenzione. Voi giustamente dite faccio i sacrifici, andiamo, e avete ragione. I sacrifici che fate voi li vogliamo moltiplicare per un esponenziale un po' più alto per i sacrifici che fate a Cone per l'Avellino? Questo credo che sia un fatto scontato. Ma voi vedete il giocatore e vi passate i soldi, scusate, noi invece cacciamo su le soldi. È diverso. Senti, posso dire una cosa. Allora. Devo rispondere. Senta, lei glielo dico con il lei, lo dico con il tu, va bene? Lei di Caballone non capisce niente, non sa proprio come si gestisce. Non ne ha proprio idea. Va bene? Non ne ha proprio idea. Il fatto che io abbia portato 15 giocatori in Serie A, io, quando nella storia precedente uno è andato in Serie A, nostro, va bene? Uno, no 10, io ne ho portati 15 in Serie A, sono 15 giocatori di cui uno gioca all'estero, non me lo dimenticate. Allora, no, ma non era questo quello che volevo dire, mi sono perso per la strada. Il discorso fondamentale della Salernitana, lo dico, no? Per me è stato uno smacco che non dimenticherò mai più della mia vita. Ma mi avete visto a me taccone insorgere contro i giocatori? Mi avete visto insorgere contro l'allenatore? Mi avete visto insorgere contro qualcuno, tra virgolette, responsabile di questa sconfitta? O pensate che io abbia determinato la sconfitta dell'Avellino contro la Salernitana? Ragazzi, ma di che state parlando? Voi ve la prendete con me? Io? Che c'entro io con i giocatori che vanno in campo e chi mette i giocatori in campo? Sono? Allora la contestazione civile andava fatta a chi di dovere, non a me. Perché è troppo bello quando si vince a dire sono tutti bravi gli altri. Quando si perde, chi è lo stronzo taccone? È l'unico che capisce niente, è l'unico aggredito, non caccia soldi, non fa niente. Ma non si può fare così, ragazzi, vi prego. Cioè, io sono disponibile a rispondere a tutto, però dobbiamo essere concreti in quello che diciamo. Allora, voglio dire un attimo un'altra cosa, perché sennò ci perdiamo. Non so come ti chiami, ma se ti metti a false affermazioni, te lo giuro, mi costringe a difendere Taccone e per me sarebbe grave.
veramente grave, credimi, cioè Walter, lo chiamo Walter perché mi ha dato il permesso una volta. Ma per carità. Sa che per carità, verso la persona io non ho nulla da dire, quando ho qualcosa da fare lo critico e finisce qua, però rimane comunque tra virgolette nel rispetto. Però ragazzi, credetemi, facciamo domande veramente serie, entrare in polemiche sterili. T'ha venuto Yogadura, fatta riccia, ragazzi, c'è veramente una cosa che non ha un senso. Mi aspetto magari altro tipo di domande. C'era, mi sembra, Francesco che voleva fare una domanda. Si è passato il microfono e poi c'era un altro signore che voleva fare una domanda. Si è... esce un po' più a galla perché sono un diverismo, perché non sei altissimo. Prima facciamo fare la domanda a Francesco che è stato boicottato più volte e dopo passiamo il microfono al signore, così diamo un po' parola anche ad altre persone. Grazie. Ragazzi, cerchiamo di essere brevi, così a stretto giro chiudiamo anche eventualmente. Io cerco di essere costruttivo. Dico al presidente una semplice cosa, che questa sera si sta prendendo una grande responsabilità. Si sta prendendo una grande responsabilità. Ci vediamo tutti per me. Certo, certo. Si sta prendendo una grande responsabilità di fronte a tutti e dicendo, non usi la frase sereno perché l'ha usata Renzi e questo mi preoccupa, se mi dice che dobbiamo stare sereni le chiedo di usare un'altra frase, però lei si sta prendendo una responsabilità di fronte a tutti dicendo di stare tranquilli sotto l'aspetto del paventato fallimento, sotto l'aspetto di questo, ma quale fallimento? Sto dicendo le polemiche che sono girate e che stavano in giro in questi giorni. Lei si sta prendendo questa responsabilità, Presidente, proprio a distanza. Ieri è stato il 37esimo anno del terremoto e c'è un video molto bello su YouTube che riguarda la trasmissione Sfide, dove fa vedere l'anno del terremoto la squadra dell'Avellino e c'è una dichiarazione di Somma che dice: io mentre scappavo con la famiglia mi sono ritrovato a Piazza Libertà, c'era una signora col palazzo caduto che tirava i parenti da sotto le macerie, la prima cosa che mi disse: però che bella vittoria oggi. Questo è il senso che le deve far capire tutte queste persone, anche l'amico con la sciarpa che non so come si chiama, nel modo in cui gliel'ha detto, è perché sono attaccate semplicemente a un comune denominatore, che è quello, il bene dell'Avellino. Noi in passato già abbiamo avuto scottature con il fallimento della vecchia società dell'US Avellino, perciò sono tutti un po' preoccupati e quindi è comprensibile. Io le chiedo... Ma non avete nessun parametro di difficoltà, francamente. Il signore che mi ha preceduto, va bene, lo ha detto pubblicamente perché non ha voluto iscrivere la società al campionato. Non è che non lo sappiamo, non ci nascondiamo dietro le chiacchiere. No, va bene. Se mi lascia finire. Tu te lo ricordi, no? Va bene. Io le voglio dire questo. Anche contro le cose che pensa la Curva Sud o gli altri tifosi, voglio fare un appello. Voglio fare un appello per mettere, diciamo, da parte un po' questa credine che ci sta nei suoi confronti, sì. E di unirci tutti attorno all'Avellino e chiederle una semplice cosa. A gennaio rinforzerà la squadra per tentare il salto di qualità, che lei tanto ci... che lei ci sta, prima ci ha detto che voleva fare il salto di qualità. Questa è una domanda. Basta. E credo che se lei ci può assicurare questo, ragazzi, qualcuno può chiedere di mettere da parte queste polemiche e di unirci intorno alla squadra. Però poi, Presidente, se ne promesse non di andare in Serie A, ma perlomeno la volontà di comprare qualcuno che serve al mister, che deciderà il mister, non lo deciderò io o lei, e di comprare qualcuno di importante e tentare questo salto di qualità. Questo è quello che io le voglio. Va bene, rispondo a questo. Io non è mia abitudine buttare i numeri al vento. Quando è successo un po' di tempo fa, non è Taccone che ha detto che avrebbe speso 3 milioni per rinforzare la squadra per andare in Serie A?
non me l'avete mai sentito dire a me, perché io queste cose non le dico. Io sono un uomo del fare, non sono un uomo del dire. Non devo farmi bello con nessuno. Fare una squadra per andare in Serie A a gennaio, con tutte le disgrazie che abbiamo avuto, ve lo ricordo, perché non è che una nostra scusante. Abbiamo un giocatore come Morosini che voleva tutta la Serie B e si è infortunato. Abbiamo un giocatore Cavazzi che ci hanno chiesto tutte le squadre di B e qualche squadra di A che non sta giocando. Vi prego. Voglio finire. Dopo, altre domande su questo argomento le può fare chiunque. Per rinforzare la squadra e per andare in Serie A non è necessario comprare i giocatori. Vi ricordo che ci sono squadre oggi in Serie A che hanno 7-8 undicesimi in prestito. Quindi poiché l'Avellino, voi ed io, con voi, ho delle credenziali importanti con i presidenti delle squadre di Serie A, se noi vogliamo fare il salto di qualità, non è un problema economico, sarà un problema economico pagargli l'ingaggio, ma non abbiamo necessità di buttare milioni al vento per comprare i cartellini. Lo faremo, ve l'ho detto che lo faremo e lo faremo. Ma non sono io quello che decide questo. Nel momento in cui il giocatore Taccone o il giocatore Pinco Pallino dovesse piacere al Novellino e noi trovassimo, scusatemi, qua lo dico, un'armonia di intenti, perché se noi continuiamo a fare le polemiche, va bene? Il giocatore qui non ci viene, non ve l'ho dimenticato, ve l'ho detto 10.000 volte, il giocatore che ha delle difficoltà mentali e che è bravo tecnicamente ma moralmente non ha le qualità giuste, ad Avellino non ci viene. Se viene, io dove vado? In un ambiente nel quale, come sbaglio un passaggio, mi cominciano a fischiare e mi cominciano a dire cattive parole. Allora uniamoci tutti insieme, sentitemi, non è una scusa, uniamoci tutti insieme e remiamo tutti verso un unico obiettivo. Non ho detto applaudito a Taccone, non me ne frega niente, potete farmi anche le pernacchie dietro, però purché si sappia sui social, perché queste chiacchierate vanno sui social e vanno anche sui giornali importanti, che noi remiamo tutti insieme per il bene dell'Avellino. Se facciamo questo avremo fatto un grande risultato, e questo è quello che vi prego. Non è la presenza allo stadio, chi vuole venire allo stadio è ben accetto, chi non vuole venire sta a casa sua, non è un problema, va bene, però l'importante è che noi ci facciamo trovare tutti compatti verso un unico obiettivo, che è quello di portare l'Avellino in alto, se ci riusciamo. Poi il calcio è quello che è, puoi comprare anche un giocatore di Serie A, viene da Avellino, non fa neanche un gol, non è questo il problema, d'accordo? La dimostrazione ce l'abbiamo a pochi chilometri di distanza, non si fanno le squadre con i soldi. Presidente, scusate, ma fino a poc'anzi non avevate detto che dovevamo contestare i giocatori dopo Salerno? Non ho detto questo, ho detto avete, state accusando me come se il colpevole fossi io. Ma no, ma loro sono venuti, no, attenzione, la curva sud è venuta. No, scusa, la curva sud è venuta a parlare con i giocatori, non è che li ha contestati, li ha stimolati, che è ben diverso. Io quello che vorrei chiedere al presidente, ma si può fare una volta una programmazione seria, che voi ogni anno ci mandellate la squadra, almeno tenere i giocatori che in questo momento che danno qualcosa in più, noi ogni anno ci mandelliamo la squadra e partiamo da zero, noi questo che vogliamo chiedere a voi, ma almeno tenere una programmazione seria e tenere i giocatori alla base per poter dare un valido contributo durante il campionato. Scusa Franco, non vorrei sbagliarmi, ma in questa squadra che è composta da 26 unità o 27 oggi, noi abbiamo 15 giocatori che sono di proprietà nostra, che abbiamo smantellato, prendiamo degli uomini chiave, ma non erano i nostri, Dimisiti non era il nostro, Dadunovic non era il nostro, ma che cosa vuoi confermare? Quello vuole andare in Serie A, che vuoi da me, che devo fare? Non è una scelta, scusatemi, non è una scelta nostra, il giocatore che ti danno, vi rispondo, il giocatore che ci danno in prestito, faccio un esempio su tutti, Ciano quando l'abbiamo avuto noi, che ha giocato qui 6 mesi, ha fatto 6 gol e ha fatto 10 assist, non è che l'allenatore di allora, senza andare a dare colpi a nessuno, disse che non gli piaceva, non l'abbiamo preso, non l'abbiamo tenuto. Allora le scelte non è che le faccio io. Le scelte, io sono quello che subisce tutto quello che voi dite, perché si ricade sulle mie spalle, ma le scelte le fanno altri, innanzitutto i presidenti delle squadre che ci prestano il giocatore.
Perché se il presidente ha altre mire di far giocare un giocatore in una squadra più importante, una squadra che ha altre aspirazioni, non lo so, non entro nel merito, ma io non è che posso dire a quello no, me lo devi dare per forza. Questo è il discorso. Allora, noi non abbiamo smantellato niente, abbiamo tolto i giocatori che avevamo in prestito, i nostri li abbiamo tenuti, abbiamo comprato i cartellini di 4 giocatori, uno meglio dell'altro, e ogni anno che dobbiamo fare più di questo? Franco, cioè non è che noi smantelliamo niente, cioè lo zoccolo duro è sempre lo stesso. Io un attimo solo, c'è il signore che voleva parlare, che voleva fare solo una precisazione e le do subito la parola. Allora, il concetto è questo: stranamente la curva fa più cose di quelle che la gente viene a sapere, perché purtroppo se un allenamento è blindato e là è pieno di telecamere, c'è la polizia, c'è qualcosa, noi comunque entriamo, cerchiamo di intrufolarci e le nostre cose comunque le facciamo. I gesti purtroppo plateali di una volta, che anche mi piacciono tanto per carità, non si possono più fare. Sembra che lo diciamo e alcuni ci dicono ma non è vero, ma è così. Vi garantisco che purtroppo le cose sono cambiate e c'è veramente difficoltà, anche perché c'è una forte repressione nei nostri confronti. Anche oggi c'è gente che magari qui ci voleva essere e che avendo un DASPO magari non ci sta e non è potuto proprio venire, perché questa è comunque una manifestazione. Per cui ragazzi, spesso non è una questione, io non voglio elogiare la curva, perché noi come curva abbiamo anche tanti difetti e facciamo pure tanti sbagli, perché sono il primo in pratica a dire mea culpa, mea grandissima culpa, e a dire dobbiamo migliorare, dobbiamo fare, dobbiamo dire, come magari dobbiamo essere più bravi a coinvolgere tutti quanti e fare invidi magari non a venire allo stadio, ma a riscoprire quello che è l'orgoglio irpino, l'orgoglio e l'amore per questa terra. Ora magari ci sarà qualcuno di turno che dirà parla Frank che non è irpino, parla Frank che non è nato ad Avellino. Ragazzi, penso che questa terra mi ha adottato e io mi sento irpino come voi, se non di più, anche volte. Per cui prima che andate via vi devo dare, no, volevo solo dare la una fare la domanda al signore, che sono talmente gentile. Ragazzi, silenzio. Buonasera a tutti. Innanzitutto io sono un tifoso che ho saltato forse giusto qualche partita dell'Avellino da quando avevo 6 anni. Io per l'Avellino ci soffro, ci sto male quando perde, gioisco quando vince. Stasera sono venuto qua perché io ho a cuore le sorti dell'Avellino, però mi sono ritrovato in un ambiente dove non mi ci ritrovo. Sinceramente, questa stasera doveva essere una riappacificazione, doveva essere un chiarimento. A me sembra un tribunale di Norimberga. Si stanno sparando le cose più assurde e più stupide che io abbia mai sentito nella mia vita. Detto questo, voglio dire una cosa: quella partita con la Salernitana è la partita che ha causato tutti i nostri guai. Però, se noi continuiamo a darci martellate sui coglioni, non usciamo da questa situazione, noi e i calciatori e la società. Per cui io dico, se noi vogliamo il bene dell'Avellino, ragazzi, Taccone è lì, oggi è lì Taccone, domani ci sarà Pasquale, Nicola o Gennaro. Noi dobbiamo pensare a una cosa sola, alla maglia, al cuore che batte per quella maglia, e basta. Allora Taccone ci deve garantire la gestione dell'US Avellino. Ovviamente è lui il presidente, noi non possiamo dire a Taccone, Taccone caccia 20 milioni di euro, va bene? Quindi accettiamo quello che sta facendo. Io un elogio lo devo fare al presidente. Io prima ho sentito parlare qualcuno e ho detto frate, con Pugliese era un anno sì e un anno no. Io con Taccone sono 5 anni che vedo la B e a me mi sta bene. La domanda che voglio fare alla fine è questa, non la faccio al presidente, la faccio ai tifosi. Ragazzi, facciamo i tifosi, tifiamo per la squadra e facciamo capire ai giocatori che questo è un ambiente dove si ama quella maglia. Grazie. Faccio un'altra cosa, perdonami, ti dico, allora c'è un aspetto totalmente diverso tra essere tifoso e essere ultras. Io non sono tifoso, questa è la prima cosa, ed è una cosa totalmente diversa. Sui calciatori, tra virgolette, abbiamo già espresso il nostro pensiero. Io nella mia vita faccio l'agente immobiliare,
vendo le case e vengo pagato. Loro fanno i calciatori, sono anche dei privilegiati, dei fortunati che per tirare due calci a pallone e per stare anche in forma rispetto a me che ho la pancia vengono pagati anche bene. Allora a me non interessa che loro amino la maglia, perché questa gente la maglia loro non la amerà mai, non capirà mai il tuo dolore o il tuo sacrificio. No, te lo voglio dire. Loro devono solamente fare i professionisti. Noi quello chiediamo a loro, siccome in pratica ci sono delle cose che noi non stanno bene e che non ci sono andate bene, li abbiamo detto tranquillamente a loro e al mister che sotto la curva noi non li vogliamo. E questo è il concetto molto semplice. Così come abbiamo, tra virgolette, hai detto che in pratica è un tribunale o quello che sia, per carità, rispetto a... No, lo so, dalla gente, eccetera, eccetera. Io penso che però, nonostante io abbia detto al presidente, guarda che mi ha risposto su Ferullo, io oggi come curva ti contesto civilmente, il concetto è molto semplice. Ce le siamo dette però in faccia, abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci e questa opportunità è stata estesa a tutti quanti. Grazie. Penso che in poche piazze in Italia sia successo qualcosa del genere, e questo è un vanto che tra virgolette dovreste portare tutti quanti dentro di voi, perché questo è importante. È vero Frank quello che hai detto, però credo che difficilmente avreste trovato un presidente che veniva qui ad affrontare le persone e chiarire le cose. Io questo ve l'ho detto dall'inizio, poi avete affrontato me e non Franco. Ragazzi, se ci sono altre domande su altri argomenti sono qui, se no sono qui per darvi una comunicazione, perché questo vi fa stare forse molto più tranquilli. Ragazzi, il microfono ce l'ha, così cerchiamo di chiudere velocemente, anche perché comunque diamo... Qual è il mio sogno? Va? Posso dire qual è il mio sogno? No, pensate, se arriviamo... Ragazzi, per favore un attimo di silenzio e rispettiamo. Buonasera, vorrei sapere se la società è pronta a portare questa squadra in Serie A. La società è pronta, scusatemi, io l'ho detto parecchie volte, scusatemi, voglio dire una cosa. Se l'Avellino andasse in Serie A con me, va bene? Aspettate, ci arriverebbero tanti di quei soldi che noi andremo a fare feste per probabilmente per un mese, invitati tutti nei migliori posti del mondo. Quindi noi, figuratevi se io non voglio andare in Serie A, non è questo il problema. Siamo in condizioni di poterci andare. Ragazzi, senza microfono. Allora, se io non posso prendere impegni tecnici. Se lei analizza, attenzione, le 15 partite che abbiamo fatto, sì, eravamo in vantaggio a Bari, eravamo in vantaggio a Pescara, sì, vincevamo con la Salernitana. Eravamo in vantaggio col Perugia. Esattamente. Quindi, eravamo in vantaggio col Frosinone. Sì. Raga, un attimo di silenzio. Quindi vuol dire che il potenziale della squadra c'è. Quindi bisognerebbe solamente rinforzare con un mediano davanti alla difesa e spostare. Ragazzi, dobbiamo avere un po' di rispetto per tutti, però lei mi deve perdonare, c'è un problema molto serio. La domanda sua è molto tecnica, nel senso che penso che la dovrebbe rivolgere più a Avellino, che poi dovrebbe fare magari richieste di uomini. No, dovrebbe solo incalzare l'allenatore a fare di più, perché Avellino non sta facendo altro che traghettare l'Avellino alla salvezza e crearsi lui le possibilità per andare in una squadra più potente. Va bene. Invece se il potenziale, voi avete un attacco migliore della Serie B con Cassaldo, Vidai e Ardebagni, abbiamo l'attacco più potente della Serie B, cosa che non viene messa in campo. Va bene. Ragazzi, solo una cosa, l'ultima domanda, ragazzi. Buonasera, presidente. Come ti chiami? Alfredo. Penso che sia necessario un passaggio anche sulla questione della gestione della primavera. Silenzio! Sono circa 7 anni sulla gestione della primavera calcio. Sono circa 7 anni che forse abbiamo raccolto 10 punti stracciando tutti i record del campionato primavera di calcio.
quest'anno dopo 13 giornate abbiamo 0 punti. Anche loro. Domando, lei segue la primavera? No, vedo i dati. Allora, vabbè, giusto per sapere, le rispondo. Sono numeri, Le rispondo. E posso finire. Come ha intenzione di gestire questa situazione? A livello economico, a livello strutturale, perché una società del genere deve investire nei giovani per poi maturarli e creare plusvalenze, perché noi non ci chiamiamo Napoli, Milan e Roma. Anche loro hanno la maglia dell'Avellino e fare figuracce contro squadre prendendo 7 palloni, 8 palloni, io credo che non sia giusto. Su questo deve delle spiegazioni alla città, perché la stampa non ne parla, ma è la verità. Scusatemi, le persone che stanno applaudendo non seguono le primavere, ne seguono le squadre giovanili. Adesso vi rispondo io. La rifondazione del settore giovanile che abbiamo iniziato l'anno scorso e che stiamo proseguendo quest'anno, quindi io le mie colpe fino a 2 anni fa me le prendo dalla A silenzio. Alla Z, fino a 2 anni fa. L'anno scorso abbiamo rifondato tutto il settore giovanile, oggi la nostra Under 15 è seconda in classifica. Abbiamo portato 3 giocatori nella nazionale Under 15. Hanno convocato 3 giocatori, scusate se non mi ricordo i nomi, nella nazionale Under 15 e sono usciti adesso, la settimana scorsa, in questi giorni, vanno a fare la nazionale Under 15, 3 dei nostri. Tenete conto che in 15 ci sono, mi pare, 15-16 squadre, non mi ricordo quanti giocatori ci sono. 3 dell'Avellino convocati. L'Under 16 naviga nelle posizioni altissime della classifica, sta nei playoff. L'Under 17 un po' di meno, la primavera 0. Perché tutto questo? Perché naturalmente per arrivare in primavera devono fare tutti la trafila delle squadre minori. Quindi, che ne so, la scuola calcio che noi non abbiamo. L'Under 15, l'Under 16, l'Under 17, la primavera. Noi siamo costretti ad inventare la primavera ogni anno. Allora, con questa situazione, le altre squadre hanno delle scuole, delle attrezzature, dei campi di calcio, dei convitti che mettono a disposizione non le squadre, mettono a disposizione la città e non le squadre, va bene? Per creare e per portare avanti questo settore giovanile. Quindi la colpa, poi aggiungo, la primavera, io ho visto 2 partite, non tante. Abbiamo perso 3-2 con la Salernitana in maniera molto onorevole, abbiamo giocato fino alla fine. Abbiamo perso la partita ultimamente 2-1, non mi ricordo con chi abbiamo giocato, con Benevento abbiamo giocato fino alla fine. Quindi stanno uscendo fuori i ragazzi perché il nuovo allenatore, la nuova gestione e così via sta cercando di dare un'impronta diversa ai giocatori, che non sono dei grandi fuoriclasse, nella maniera più totale. Ma vi posso dire che nella primavera io ho 3 giocatori che si stanno allenando con la prima squadra, 3. Si allenano con Novellino da un po' di tempo. La mia impressione è che graveremo ulteriormente di spesa l'Avellino, non ha importanza. Porteremo la primavera a fare l'allenamento al Partenio Lombardi dopo la prima squadra, in maniera tale che il preparatore della prima squadra, l'allenatore della prima squadra e lo staff della prima squadra possa seguire anche gli allenamenti di quella della primavera. Ma queste cose si fanno, come ha detto lei, programmando, non si possono fare all'improvviso. Stiamo mettendo una pezza a questa situazione. L'Avellino gli altri 2 anni, 2 anni fa, va bene, aveva contributi strani, va bene, per cui sono dovuti intervenire in maniera drastica. Da 2 anni a questa parte l'Avellino paga tutto lei, tutti gli allenatori, i preparatori, gli accompagnatori, tutti hanno un rimborso spese, anche piccolo, ma ce l'hanno tutti. Vanno negli alberghi, viaggiano con i pullman, hanno le colazioni, vanno dappertutto, sono assistiti, non dico come la prima squadra, ma ci manca poco. Questo è un costo che per noi si aggira intorno ai 300.000 euro all'anno solo per il settore giovanile, non è poco. Piano piano le cose si fanno con gradazione e si fanno con tanto. Stiamo facendo, secondo me, un ottimo lavoro. Buonasera Presidente. Chi è? Ragazzi, buonasera Presidente. Ragazzi, buonasera, però, un attimo solo. L'ultima domanda è veramente, chiudiamo tutto perché bisogna andare tutti quanti via, anche gli addetti alla stampa e soprattutto noi che torniamo a casa, sinceramente. Allora, prima di tutto mi presento per tanta gente che non mi conosce, io sono Cleo Murino e sono un carissimo, io mi sento un caro amico del Presidente, nonostante lo stimo, lo rispetto e ho avuto sempre una simpatia particolare, anche perché io ho vissuto
questa epoca dell'Avellino, mio suocero è stato presidente dell'Avellino, io ho avuto il piacere di fare l'addetto stampa dell'Avellino purtroppo in un anno balurdo, però una cosa c'ho da dire, solamente in un momento è partita una mia critica nei suoi riguardi della società per l'organizzazione della società e per i debiti che potevano spaventare questi tifosi, perché naturalmente i debiti sembravano di una certa importanza, che il braccio armato della società è partito immediatamente, un pluripregiudicato, uno radiato dall'albo dei giornalisti, lo tenete ancora in casa dopo che vi ha portato i danni che vi ha portato con la primavera e con i danni che vi ha fatto, e vi ha fatto pagare delle multe e ha buttato merda all'Avellino in tutta Italia, lo tenete ancora in casa, è una vergogna, è il braccio armato dell'Avellino nei riguardi dei giornalisti e da chi non è d'accordo con la società, è una vergogna. Presidente, è una vergogna. Io le ho risposto a lei perché la stimo e la rispetto e so che, e mi auguro che lei faccia la stessa cosa, per quanto possa pensare la stessa cosa di me. Non mi altero mai. Io mi sono alterato perché mi rendo conto che immediatamente e sistematico parte il braccio armato, e in questa città è una vergogna, e lo dico anche alla polizia, alla magistratura, al procuratore della Repubblica, non esiste, è una vergogna essere infamati dalla mattina alla sera, essere infamati dalla mattina alla sera, e nessuno può vedere, e lei dopo tutto quello che lei ha combinato lo tiene ancora in casa, Presidente, questa è una cosa grave che a me mi porta troppo notte. Questa persona che lei ha preso come responsabile del settore giovanile. Io? Sì, 2 anni fa ha preso un anno di squalifica. Ma quando mai? Non era il responsabile di questa squalifica. Ma assolutamente no. Come che l'avete pagato poi l'avvertenza? No, ti stai sbagliando. Mi sto sbagliando, non mi sto sbagliando. Non è mai comparso nell'organigramma dell'Avellino. E come ha preso questa squalifica? Perché di fatto la federazione l'ha dato un anno di squalifica, 6 mesi. Ragazzi, però silenzio. Responsabile del settore dell'Avellino. E questa persona pubblicamente tu ha detto che vi facevo un sedere così. Lei non è mai intervenuto. Quando ho scritto questo post, ho detto vostro figlio deve tutelare, lei mi ha telefonato per dire non metti il nome mio figlio. E chi devo mettere il nome? L'amministratore delegato. Chi è? Vi ringrazio di questo ulteriore, di questo. Scusate, ragazzi, volete, un attimo, ragazzi, per favore, volete ascoltare la risposta del presidente? Il signor Taliasi e Cleo, non mi ricordo il cognome, va bene? Sono persone che mi sono state presentate da quel signore di cui loro stanno parlando. Vai cauto, che io No, per cortesia, hai parlato, mi stai zitto e mi fai rispondere. Mi fai rispondere. Certo che la dico, aspetta, te la faccio sentire. Ma dopo avrei modo di rispondere, però. Allora, scusami, mi hai chiamato in casa, ti rispondo. Perché io certe cose, i panni sporchi non li faccio mai. Li tengo in casa mia. Mi avete tirato per la cravatta, ti rispondo. Il signore di cui stanno parlando faceva le trasmissioni invitando il signor Michele, aspetta, come si chiama? Giornalista di Napoli, Pisani, che io ho conosciuto perché me l'ha presentato questo signore. Abbiamo fatto innumerevoli trasmissioni con Cleo, con Rino Scioscia, con questo signore. Quindi questi signori me l'ha presentati lui, adesso tutti stanno contro di me e contro questo signore, ma con questo signore dicesse e facesse le cose che io dico. Sentitemi, perché non lo rispondo? Ti dico io, perché non lo rispondo? Perché io non è mia abitudine fare le polemiche con le persone. Non le ho mai fatte, non le voglio fare. Per due motivi. L'ho già detto quando cercarono di farmi fuori, quando stavamo in C2. L'ho fatto in una conferenza stampa. Io non faccio le guerre, perché se faccio le guerre lascio tutti morti a terra, feriti non le lascio, per questo non la faccio, è così, chi mi conosce sa che sono così, quindi io non reagisco alle accuse,
non reagisco alle infamie, non vostre, assolutamente, non reagisco alle persone che raccontano fandori in giro. Il primo che se n'è andato, mi dispiace, Mario, il quale ci sta infangando in una maniera infame alla mia famiglia, non a me, alla mia famiglia, alle mie nuore, ai miei figli. Dovrebbe avere vergogna di dire questo, perché stiamo parlando di ragazzi che se li sogna. Stiamo parlando di un professore universitario, mio figlio che sta a Bruxelles, è il vanto dell'Italia, è risultato il primo in tutta Europa. No, devo parlare adesso, devo parlare. No, mi avete chiamato. Allora, questa storia, no, lì è credo, vi prego, no, mi avete chiamato. Ragazzi, mi avete chiamato in causa. Presidente, solo una cosa. No, non faccio parlare. Allora, sinceramente la cosa che mi dà un po' noia è anche parlare degli assenti. Gli assenti? Scusate, ma questo è un anno, una continuazione con delle infamie sui social dall'inizio alla fine. Dobbiamo finirla. Allora, voi non siete d'accordo con il presidente che se ne deve andare, va bene, ma difendete per me l'onorabilità delle persone. Cioè, questo signore parla contro l'Avellino, perché quando dice che portano le mazzette della partita col Catanzaro Avellino, non fa il male mio, fa il male dell'Avellino, Cristo, e nessuno dice niente. Ma vi rendete conto? Se l'Avellino dovesse andare in Serie B, siete contenti, siete? Tacete, fate tacere questo signore, fatelo tacere. La abbiamo le scatole piene di questo che si intende cose ogni giorno. Presidente, allora, perdonami, Clea, solo un attimo solo, ma se non ce ne andiamo più, allora, perdonami un attimo. Ma mi hai sentito rispondere a Mario Barzano? Non lo rispondo, perché per me conta meno di zero. Allora, quel signore che tu mi hai detto che mi sta infamando, per me conta meno di zero, anche quell'altro. Non posso fare questo. Io rispondo alle persone che stimo. Se la persona che stimo mi fa un'accusa o mi muove, io lo rispondo. Ma le persone che non stimo non mi rispondo. Allora, sono fatto così. Voglio finire una cosa, no, devo dire una cosa. Il sogno. Solo una cosa e poi lascio. Un attimo, allora. Questo non è veramente, ragazzi, più pallone, nel senso che lo scopo dell'incontro è un altro, per cui non mi piace parlare di persone assenti di base. Queste cose, tra virgolette, io non posso e neanche voglio, tra virgolette, e neanche credo sia giusto chiudere la bocca alle persone. Io penso che magari una condanna dell'Avellino nel calcio scommesse possa accadere se realmente abbiamo commesso un illecito. Se poi c'è gente che si mette a scrivere cose magari inesatte, verrà magari smentito. Però neanche uno può impedire alle persone di scriverle o condannarle per quel gesto. Però, no, perdonatemi. Presidente, c'è un discorso. Se la gente si inventa le cose, e il concetto è come quando io ho detto in conferenza stampa, se suo figlio dice che è stato minacciato da gente che lo prende a calci e pugni, suo figlio deve andare a denunciare queste cose. Si va a denunciare, magari la polizia possa. A noi di queste fregnacce veramente non ci interessa niente. Vabbè, okay, se ci sono possibili fratto, non dobbiamo parlare più di niente, perché ritengo sia giusto comunque non abusare del tempo che tra virgolette lei ci ha concesso. Voglio dare questo 2 minuti con voi e con i tifosi. Allora, ho parlato prima il mio sogno. Se voi vi ricordate bene, qualche anno fa il mio sogno era la polisportiva. Vi ricordate? Quando ero vicepresidente dell'AIR Scandone e poi ho preso l'Avellino subito l'anno dopo, la nostra idea era quella di creare una polisportiva che potesse aggregare tutti i tifosi di tutti gli sport ad Avellino. Questo è stato impossibile realizzarlo per ora, però io vi inviterei a fare un discorso di questo tipo. Poiché ci sono queste difficoltà, queste perplessità sulla gestione dell'Avellino Calcio, perché i miei tifosi non comprano una aliquota irrisoria delle quote dell'Avellino che andremo a stabilire insieme, uno di voi entrerà nel consiglio di amministrazione dell'Avellino e potrà controllare e verificare tutti i conti che noi siamo in condizioni di poter mettere a disposizione. Fare un consiglio di amministrazione con voi, zitto, fare, ma chi è questo? Allora fare, no, guardate, questo è un invito serio,
questo è un invito serio, è un invito serio. Vi ricordo che con le dovute proporzioni il Barcellona ha un'aliquota della propria società che è di proprietà dei tifosi, i quali hanno messo un euro, non so quello che sia, nella società e partecipano ai consigli di amministrazione del Barcellona. Vogliamo tentare di fare qualche cosa di concreto per la nostra città? Vi invito tutti a fare un discorso di questo tipo con noi. Non dovete dirmi adesso va bene, pensateci, la società è a vostra disposizione per fare questa apertura ai tifosi. A tutti. Fate delle proposte. Ragazzi, allora noi ringraziamo veramente tutti quanti. Pronto? Oh, siamo stati chiari dall'inizio, ragazzi. Allora, io voglio un attimo ringraziare veramente tutti quanti. Ringrazio veramente il presidente che comunque giustamente si è offerto a questo incontro. Ringrazio la Misericordia naturalmente perché ci ha concesso la sala e ci ha aiutato perché non trovavamo una sala. Ringrazio tutti quanti gli addetti ai lavori. Ragazzi, forza Avellino, che è la cosa più importante. Ci vediamo domani.